Buongiorno, ben trovati telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Rientriamo in diretta anche per questo lunedì 8 marzo, anche per questa settimana. Settimana arancione, da oggi scattano le nuove vecchie restrizioni. Faremo il punto di quello che sta accadendo in Veneto. Poi alle 12.30 ci collegheremo con l'unità di crisi di Marghera per il consueto punto stampa di Zaia. Sorvegliate speciali sono le scuole a rischio di una nuova chiusura e di un ritorno al 100% alla DAD, alla famigerata didattica a distanza. Oggi però è anche l'8 marzo, giornata internazionale delle donne. A proposito, l'augurio è quello di un buon 8 marzo a tutte voi telespettatrici di Antenna 3 da parte della redazione del nostro telegiornale, da parte dei giornalisti, dei tecnici. Queste le mimose che vi porgiamo idealmente, che porgiamo anche alle nostre colleghe. È una giornata che però al di fuori di ogni retorica ha un suo peso specifico. Ne parleremo con il segretario generale della CISL, faremo il punto del mercato del lavoro per il mondo femminile, faremo poi il punto anche sul fenomeno della violenza di genere. Poco fa si è proprio concluso, pochi minuti fa, l'intervento del Presidente della Repubblica Mattarella al Quirinale, che ha parlato del femminicidio come di un fenomeno impressionante. E del resto la cronaca di questi giorni anche in Veneto ci parla di questo. Vedete che la conferenza alla quale partecipava anche il Premier Draghi si è appena conclusa, c'era anche la Presidente del Senato, la Padovana Casellati. Ma appunto, giornata della donna con una triste, tristissima notizia, perché a Conegliano si è spenta Die Tal, conosciuta notissima come Mamma Africa, morta per Covid a 50 anni. Era un attivista dei diritti delle donne, in particolare delle donne senegalesi. Era molto nota a Conegliano perché di fatto animava anche il banco alimentare. Qui la vedete in alcune immagini molto recenti, perché a Natale, nel corso della nostra maratona natalizia, aveva fatto gli auguri attraverso la nostra emittente a tutte le donne del Veneto. Lascia ben 6 figli, appunto parliamo di una donna di 50 anni morta per Covid al Covid Hospital di Vittorio Veneto. E anche questo è un volto ovviamente in questo 8 marzo, dove però come sempre la cronaca incombe e ci porta a Quinto di Treviso per una lite furibonda in un luogo di lavoro, ma ci aggiorna in diretta la nostra Daniela Sizia. Daniela, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Cristian, buongiorno anche ai telespettatori. Sì, come hai detto tu, è un fatto davvero bruttissimo che è accaduto qui a Quinto di Treviso, in via Lazzaretto, presso l'azienda La Morosina. Due lavoratori di questa azienda agricola hanno iniziato intorno alle 8 una violenta lite, sembra per futili motivi, poi ad un tratto ad accorgersi di quanto stava accadendo un altro lavoratore che ha tentato di calmare gli animi, ma ad un tratto uno dei due ha preso della benzina, ha cosparso l'altro lavoratore di questo liquido infiammabile e poi gli ha dato fuoco. Le condizioni di questa persona sono gravissime, è stato trasportato all'ospedale di Padova, al centro grandi ustioni, come detto appunto è molto grave, mentre il suo aggressore è stato portato in caserma dai carabinieri in via Cornarotta. Per il momento è accusato di tentato omicidio, ancora non si conoscono bene le motivazioni, ma sembra davvero per futili motivi. Qui per il momento si sono chiusi nel dolore anche i titolari, non si aspettavano una cosa del genere, dicono mai accaduta, mai state lite insomma di questo genere.
i carabinieri sono appena andati via, sono andati via da pochi minuti anche gli uomini dello Spisal. E sì, ora si cercherà di capire anche quali sono poi le condizioni, come si evolverà la situazione, le condizioni sanitarie anche della persona ferita, perché sennò ovviamente le accuse nei confronti dell'aggressore si aggraveranno da tentato omicidio a omicidio. Per il momento da quinto è tutto. Cristian, se non hai domande ti cedo nuovamente la linea. Grazie davvero Daniela, buon lavoro. Se ci sono aggiornamenti non esitare ovviamente a contattarci. Grazie a Daniela Sizia. E dicevamo, oggi è il primo giorno, speriamo, di una serie brevissima in arancione per il Veneto. È scattata quindi la fascia arancione e con essa tutta una serie di restrizioni. Ma mettiamo queste restrizioni in fila e facciamo anche un po' il punto della situazione economica con il nostro consulente aziendale che vedo già pronto, Nicola Palumbo. Buongiorno Palumbo. Salve, salve a lei, salve a tutti. Esattamente un anno fa, l'8 marzo del 2020, scattava il lockdown per la provincia di Treviso, per quella di Padova e di Venezia. Dopo due giorni questa zona rossa, che era limitata appunto a queste tre province del Veneto, a parte dell'Emilia-Romagna e alla Lombardia, venne estesa a tutta Italia. Oggi verrebbe da dire ci risiamo. Sì, ci risiamo, anche se la prospettiva è un po' diversa, nel senso che un anno fa noi non conoscevamo niente, stavamo entrando in un tunnel buio dove non c'era idea chiara su quello che sarebbe stato il futuro. Non conoscevamo praticamente nulla di questo virus, dei comportamenti, non si conoscevano i tempi per i quali poi dover stare chiusi in casa, quindi era tutto un vivere appesi al bollettino che il presidente Zaia ogni giorno, e lo fa ancora oggi, forniva in conferenza stampa, e quello che alla sera invece ci comunicavano a livello nazionale. Oggi la situazione è un po' diversa da un punto di vista così della conoscenza. Siamo avanti, conosciamo molto bene cosa possiamo fare e cosa no, abbiamo i vaccini, che non è da poco, e stiamo finalmente, vedo, negli ultimi 4-5 giorni vaccinando molto. Questo mi fa sperare bene, perché significa che finalmente abbiamo una potente arma in mano che ci può far vedere una fine, e questo invece un anno fa non c'era. Oggi chiaramente siamo in una situazione di nuove restrizioni, la fascia arancione colpisce tanti, soprattutto colpisce quei settori che ormai sono diventati un pochino il simbolo, anche se non sono gli unici di questa crisi, ristoranti e bar, che dovranno chiudere, saranno chiusi, potranno fare solo asporti per quanto concerne i bar fino alle 18, per quanto concerne le attività ristorative fino alle 20, alle 22. Cambiano le libertà per noi tutti, perché non possiamo più uscire dal nostro territorio comunale se non per motivi di necessità, lavoro o per motivi sanitari. Quindi questo è un altro limite, che non è solo un aspetto così di non poter fare qualcosa, ma è la privazione del pensiero di poter fare qualcosa, di una libertà che non c'è più. Noi stiamo forse considerando poco cosa vuol dire reprimere un diritto sacrosanto come quello della libertà. È qualcosa che stiamo facendo in tanti con grande sforzo, che non è così semplice per tanti. Ormai siamo arrivati, secondo me, a un punto di rottura, però che insomma siamo costretti, e lo faremo, a rispettare anche per i prossimi 14 giorni minimo. Speriamo che arrivi un sostegno per i settori che dovranno stare chiusi, ma non solo per quelli, perché ce ne sono altri che sono chiusi da settembre. E un'osservazione: la fascia gialla, per me, in maniera molto umile provo a dirlo, non funziona, perché quando entriamo in fascia gialla, dopo poco andiamo in arancione. Diciamo che lo abbiamo visto proprio, sì, in più occasioni sostanzialmente. Certo. Eravamo gialli lo scorso turno, ma con parametri che erano differenti. Oggi con questi parametri qui è molto difficile stare gialli. Quindi
un consiglio non richiesto, ma potrebbe essere quello di togliere la fascia gialla, perché se posso stare aperto poco, lo sappiamo già, che potrò stare aperto 2 settimane o 3, non lo posso fare anche a cena. Questa cosa di consentire un'apertura solamente parziale non aiuta i ristoranti, gli aiuta poco, non aiuta i bar, gli aiuta poco, perché tanto sappiamo già che dopo 2 settimane o 3 torneranno in chiusura. Quindi la speranza, anche se mi auguro che tra poco tempo, tra 1 mese o 2, questo sistema a fasce diventi solo un modo evocativo per ricordare un periodo brutto, ma che non ci sia più traccia, ma qualora si dovesse ricorrere ancora, spero che si tenga conto che un'apertura parziale per quell'attività lì non dà reale sostegno alla loro attività di impresa. Speriamo sostegno appunto che arrivi. Si parla di metà della settimana, l'11 marzo probabilmente ci sarà una bozza più corposa del decreto legge che speriamo possa essere consistente, mi aspetto molto. E che ci possa essere quel cambio di passo che le categorie economiche stanno chiedendo ormai da settimane, quindi che si consideri il delta del fatturato, non sia un mero ristoro, perché abbiamo visto che è una logica che non sta in piedi, così come la logica dei codici Ateco. Esatto, quindi parlare non su un periodo ristretto ma su un anno intero, che mi sembra intanto questa una prima novità da quello che si sente già presente e certa nel decreto legge, perché prima ricordo che si parlava di 1 mese solo, che era aprile, oggi invece è corretto vedere tutto l'anno perché è un anno che stiamo soffrendo. E poi diceva bene, valutare per competenza, io guarderei per cassa anche, quindi non solo, ma so che è molto dura poi comprenderlo e capirlo dai bilanci, però Certo. vorrei si andasse ad agire su quello che uno realmente incassa, perché oggi sicuramente c'è chi emette fattura, ma quelle fatture probabilmente non vengono pagate perché non c'è finanza in giro, non ci sono risorse in giro. Quindi un discorso che tratta la competenza e basta potrebbe essere parziale e non efficace al 100%. Detto questo, leggiamo il testo prima di esprimere pareri e speriamo che arrivi a stretto giro. E tra l'altro ci dovrebbe anche essere un capitolo, se non in questo decreto, in qualche altro strumento normativo dedicato proprio alla questione femminile, che al di là appunto della retorica, l'ho detto anche all'inizio, si pone soprattutto dopo un anno di pandemia. Questo va detto, Palumbo. Certamente, senza alcun dubbio, l'Italia è indietro in questo da tanti anni ormai, da sempre mi viene da dire, le donne in Italia percepiscono meno a parità di incarico e ruolo rispetto agli omologhi maschi, gli omologhi uomini, questo è un aspetto molto, molto severo e molto grave che dobbiamo prendere in mano e risolvere. L'occasione potrebbe proprio essere il recovery plan che ci dà le risorse per intervenire lì, per intervenire anche sulle dimissioni volontarie. Le donne sono coloro che danno di più le dimissioni volontarie dal proprio posto di lavoro e tra queste il 70%, circa il 70% avviene quando subentra la maternità. Quindi non siamo capaci come Stato a fornire quei servizi sociali, quegli asili, quei sostegni che potrebbero consentire a una donna di continuare la propria carriera e essere anche madre. Questo, diciamo, una madre più presente. Ecco, questo è molto grave, altrove non è così e stiamo perdendo una fetta importante di competenze che questo paese ha data appunto dai talenti femminili, per una cecità, per un'incapacità di essere sul pezzo. Ora abbiamo dei soldi che arrivano, interveniamo lì perché dalla famiglia, dalla carriera di una parte importante del nostro tessuto imprenditoriale, lavorativo, cioè le donne, passa anche la nostra capacità di essere competitivi nei prossimi anni. Quindi io spero che si intervenga lì, se ne parla, questo è un bene.
oltre alle parole, spero che arrivi qualche idea e qualche fatto da poter poi leggere e capire assieme. Tra l'altro volevo riportare un piccolissimo aneddoto che fa un po' la sintesi di tutto quello che ci siamo detti. Poco fa ha telefonato in redazione una nonna di Musestre, frazione in comune di Roncade, che deve andare a prendere la bambina, la nipote, a Quarto d'Altino, che fa catechismo sostanzialmente. E si pone il problema, si pone il problema della famiglia, si pone il problema di come gestire i tempi, le esigenze di lavoro. Nel caso di questa nonna, diceva: mia figlia non può abbandonare il posto di lavoro, devo andare io a prendere la bambina, però vivo in un'altra provincia, in un altro comune, adesso c'è questo stop agli spostamenti. Beh, credo che sia una necessità però questa, eh. Cioè un Teoricamente è una minorenne in necessità. altro comune, un minorenne lasciato solo in un comune, deve poter essere andato a prendere, è una necessità. Cioè, mi dovrebbero dire perché non lo è nel caso, ma credo proprio che lo sia, Che cioè non questa possiamo possa essere lasciare tutti. una necessità, però ovviamente in questo periodo gli interrogativi si moltiplicano perché appunto Certo. restano diciamo delle zone d'ombra anche in questa normativa nonostante sia passato un anno. Palumbo, grazie davvero per questo A lei suo e a tutti, grazie. intervento. Buon lavoro, buon lavoro. Grazie a lei. E non so se per caso è già collegato con noi il segretario della CISL di Treviso Belluno, Massimiliano Paglini. So che c'è qualche problema di connessione. Chiedo alla regia Paglini, per caso è collegato? Ancora no. Allora facciamo così. Abbiamo un aggiornamento da Padova. Ieri mattina c'è stato un incidente e c'è una persona in fin di vita. Facciamo il punto. Stava forse accendendo una bombola di GPL all'interno di un garage che aveva trasformato in un laboratorio in via Cortona, Deserto d'Este. L'uomo di 61 anni colpito da una violentissima esplosione. Una vera e propria bomba che ha causato gravissime ferite all'uomo, trasportato in fin di vita con l'elisoccorso al centro Grandi Ustioni dell'azienda ospedaliera di Padova. Il dramma intorno alle 11 di domenica. Sul posto, oltre al SUEM, vigili del fuoco arrivati da Este con un'autopompa, un'autobotte, 5 operatori e coordinati dal comandante provinciale Cristiano Causin. La ricostruzione di quanto accaduto è affidata ai carabinieri della compagnia di Este che stanno conducendo le indagini. Rimaniamo nel Padovano, sempre per la cronaca, perché ieri c'è stato un incidente stradale con un esito tragico. Doveva fare pochi passi per raggiungere alcuni parenti al di là della strada, ma mentre attraversava un'auto l'ha travolta e uccisa. Tragedia a Villafranca Padovana lungo la strada provinciale 12. Una donna di 85 anni, Bruna Fantona, ha perso la vita domenica pomeriggio. L'anziana signora, intorno alle 16, era uscita di casa e stava attraversando per raggiungere l'abitazione di un parente che si trova al di là della provinciale. Ma all'improvviso è stata centrata da un'auto guidata da un 28enne del posto che ha continuato la corsa per pochi metri e poi si è fermata. E ha subito chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per i rilievi. Pare che l'anziana avesse quasi completato l'attraversamento della strada quando è stata colpita. Sull'asfalto non ci sono segni di frenata. Il 28enne alla guida dell'auto è stato subito sottoposto all'alcol test che è risultato negativo. Così quindi nel Padovano. Vi avevo preannunciato Massimiliano Paglini, segretario generale della CISL di Belluno Treviso. Ci sono dei problemi con lo Skype, ma lo abbiamo ugualmente in diretta telefonica. Buongiorno Paglini. Buongiorno, buongiorno a voi, scusate qua, ma la tecnologia non sempre funziona. Scusate No, l'imprevisto. no, non ce lo dica, lo sappiamo benissimo, ci mancherebbe altro. Dopo un anno di dirette e di Skype, sappiamo che non tutto il territorio è servito. Paglini, vengo subito al dunque perché ci sono tante questioni sul tavolo. Comincerei da questa. Il governo pare stia lavorando alla proroga della cassa integrazione. Della cassa integrazione è così fino alla fine del 2021.
Sì, quello che abbiamo noi come indiscrezioni, informazioni, è che si sta lavorando ad una proroga lunga, non solo degli ammortizzatori sociali, ma anche del blocco dei licenziamenti, che è quello che noi chiediamo da tempo, perché non si può pensare di riaprire la facoltà, la libertà di licenziare per ragioni economiche o economico per altre ragioni, se non si è usciti dalla pandemia. Quindi la questione è strettamente legata. E in questo momento l'uscita dalla pandemia non la si vede all'orizzonte, per cui la richiesta che abbiamo fatto al governo è che si prolunghino il blocco di licenziamenti agli ammortizzatori fin tanto che non sarà terminata l'emergenza. E pare che si stia andando in questa direzione. Senta Paglini, facciamo così, cerchiamo di stabilizzare un attimo la connessione, 2 minuti di pubblicità e poi rientriamo in diretta, fra poco con Paglini. Bene, grazie. Di nuovo in studio, di nuovo in diretta, siamo sempre collegati con il segretario generale della CISL, Belluno Treviso, Massimiliano Paglini. Paglini, mi sente? Sì, perfetto. Sì. Allora, entriamo nel vivo della questione. Oggi è l'8 marzo, restano delle differenze ancora sostanziali, importanti sul luogo di lavoro. Per esempio, un recente studio proprio della CISL ha dimostrato come le donne guadagnino 1,50 euro in meno all'ora rispetto ai colleghi maschi. Sì, mediamente, che significa nell'arco dell'intera vita lavorativa circa 100.000 euro in meno. Questo perché le donne sono costrette a più part time, hanno più difficoltà a fare carriera, a crescere professionalmente, perché hanno i carichi familiari. Questo deriva in larga parte dall'organizzazione sociale, perché se non ci sono servizi adeguati per la gestione dei bambini piccoli o per la gestione degli anziani, che oggi sono una parte importante della società, è chiaro che la prima coinvolta è la figura femminile all'interno di una famiglia, quindi è costretta a rinunciare al lavoro. Quindi la parità l'avremo solo nel momento in cui le donne saranno nelle stesse condizioni di scegliere liberamente fare la casalinga, se fare la mamma, oppure se investire nella carriera, ma perché ci saranno servizi adeguati che consentano di non avere la preoccupazione del bambino piccolo che sta male, piuttosto che dell'anziano che deve essere seguito. Questo è il problema che abbiamo oggi nella nostra società. Servizi, tra l'altro, Paglini, che consentano la libertà di scelta. La pandemia ha allontanato forse ulteriormente questa parità? Assolutamente sì, la pandemia impatta pesantemente sulle donne, sono loro che pagano il costo più alto, perché sono costrette a rinunciare al lavoro, perché lavoro ce n'era di meno anche nel corso dell'emergenza, nel corso della pandemia, perché sono stati persi molti posti di lavoro, ma perché poi gli anziani che vengono tolti dalle case di riposo per paura dei contagi, o i bambini piccoli che devono essere gestiti a casa, piccoli o di media età, devono essere gestiti con la DAD, a distanza, con la didattica, certo, a distanza, alla fine tutto ricade sulle donne, e quindi le donne pagano pesantemente. Paglini, facciamo così, oggi ci sono stati dei problemi un po' di connessione, ci riaggiorniamo su questo tema, io la ringrazio davvero per il suo intervento, è arrivato con anticipo Zaia all'unità di crisi di Marghera, grazie Paglini, ci colleghiamo con Marghera. Dottoressa Lucio, intanto buongiorno a tutti, buon inizio a settimana. Un caloroso benvenuto a Filippo Tosato, e quindi veramente benvenuto, bentornato, e dopo questo periodo saranno 15 giorni più o meno, sì, un paio di settimane, e il giorno della festa della donna, per cui gli auguri, penso sia ancora politically correct fare gli auguri, no? E qualcuno ti ha attento come che te parli, io li voglio fare, e anzi mi scuso al signore, non ho le mimose, ma considerate che ci siano, e veramente penso che al di là di tutti i discorsi che si possono fare in una giornata come questa, io penso che sia fondamentale ricordarsi che la festa della donna dovrebbe essere tutti i giorni, perché io vedo come voi, se a volte si aprono i giornali, spesso, quasi quotidianamente, e si vedono storie di maltrattamenti. Si vedono storie di tragiche, si vedono storie di femminicidi. Penso che il giorno della donna sì, possiamo parlare sicuramente della parità di genere, di tutte le grandi sfide
della nostra società, che è giusto che ci siano, è giusto che ognuno di noi si impegni per questo, ma è altrettanto vero che il tema della festa della donna non può prescindere dal fatto che la condizione femminile debba essere centrale nella nostra società. Quindi un pensiero anche alle tante donne. Io oggi ho mandato un messaggio ricordando le donne disoccupate, le donne medico, insomma tutte le nostre donne della nostra comunità, ma un pensiero particolare di cuore va a quelle donne che oggi non ci sono più, o coloro che vivono situazioni di disagio familiare, di maltrattamenti, con la speranza che possano risolvere i loro problemi. Ricordo che c'è sempre uno sportello che si chiama In Oltre, c'è una consulenza gratuita da parte ovviamente di psichiatri, c'è la dottoressa Laugelli in primis, l'ho voluto costituire io nel 2012 questo sportello, e non costa nulla, garantisce l'anonimato, e penso che anche questo possa essere un servizio che magari per qualche signora, qualche ragazza che mi sta ascoltando possa rappresentare un raggio di sole in fondo al tunnel. Lo sportello è Inoltre. E il giorno della festa della donna, no, figurati, il giorno della festa della donna, io faccio gli auguri a tre signore che fanno gli anni, e sono la signora Angelina Masconale di Verona, che fa 100 anni oggi, la signora Gigliola Rita Spagnol di Colbertaldo, e fa 101 anni, e poi un'altra signora che li ha fatti sabato, ma è un outsider, la signora Speranza Bellinzier, me l'ha segnalata Mirko di Radio Più, colui che ha Radio Più, e ha fatto 103 anni sabato, è di Alleghe. E quindi un bel segnale anche per ricordare anche queste grandi donne venete, che hanno tutte passato i 100 anni, che vaccineremo ovviamente. No, dopo la domanda che ti fanno sempre: quando mi hai fatto il vaccino? Ma per caso qualcuno è anche vaccinato? Forse sicuramente qualcuno è vaccinato. Allora, guardate, rispetto ai bollettini, abbiamo un po' di robe oggi. Bollettini, allora, molecolari e tamponi rapidi sono sostanzialmente 4.115.000, non vi leggo i decimali, tamponi molecolari, e 3.321.000 i rapidi. Totale si va verso i 7 milioni e mezzo, sono 7.426.000. Nelle ultime 24 ore abbiamo intercettato 757 positivi, che rapportati, vi ricordo sempre che stiamo parlando di un dato di domenica, che sono sempre dati così, quindi non è una rondine non fa primavera, si dice, no? Rapportati 10.260 tamponi, sono 7,38 di incidenza, però non è un dato che possiamo prendere per buono, nel senso che dovremo vedere i dati dei prossimi giorni. Il numero dei positivi dall'inizio dell'infezione sono 343.267. I positivi isolati oggi a domicilio, vedete che stanno crescendo, 29.514. Totale ricoverati 1.004, sono cresciuti. Esattamente in questa maniera. ...1.243 in area non critica, più 27, 157 più 4 in area di terapia intensiva. I deceduti, purtroppo domani avremo sicuramente o quasi sicuramente i 10.000, sono 9.980 più 12. Siamo ancora l'ottava regione d'Italia per mortalità. I dimessi sono 16.443. Allora, alcune considerazioni. Abbiamo avuto una lunghissima videoconferenza con tutti i direttori questa mattina. Direttori, poi c'è la dottoressa Russo, la dottoressa Ghiotto del Cure Primarie, la dottoressa Scroccaro della farmaceutica, che fra l'altro è anche in commissione, presidente della commissione prezzi, se non ricordo male, di AIFA.
e un po' tutti gli interlocutori del dottor Mongillo. Allora, la situazione è una situazione di preoccupazione. A me spiace che qualcuno ogni tanto scrive, dice, ma voi portate, cioè, sempre brutte notizie. No, noi diciamo quello che accade. Abbiamo parlato per 60 giorni dei dati che scendevano, se vi ricordate. Situazione di preoccupazione. Abbiamo tre province che hanno una curva, diciamo, di crescita che si vede impostata, ve le faccio vedere. E del resto anche quella regionale, se vedete, quella regionale è questa. Vedete, questa è l'infezione. L'ultima infezione è quella di dicembre, di ottobre, insomma dell'autunno, con il suo calo adesso vedete che sta riprendendo. Le tre province interessate sono Padova, eccola qua, ve le posso andare i grafici dopo, eh? Treviso, adesso vedo se ve la trovo, eccola, eccola qui, questa è Treviso. E Verona, vedete anche Treviso l'impennata, guardate la vostra, l'estrema destra del vostro, della vostra campo visivo, no? Vedete l'incremento. E poi Verona, eccolo qua, eccolo qua, questa è Verona, quindi Treviso, Padova e Verona danno un incremento che poi si riprende a livello veneto. Guardate, noi non possiamo abbassare la guardia, tant'è vero che oggi abbiamo discusso, si è deciso di uscire con un nuovo piano di sanità pubblica rispetto alla gestione ospedaliera, in maniera prudenziale, se volete, anzitempo rispetto a quello che accadeva in passato, ma abbiamo davanti un vantaggio che è rappresentato dal fatto che noi abbiamo un'infezione quasi anticiclica, se ci pensate, no? Quando gli altri calavano noi crescevamo, quando gli altri crescono noi abbiamo calato. Adesso c'è un timido incremento. Questo timido incremento si può risolvere, diciamo, può essere, ma non ve lo so dire, nessuno lo sa, che possa avere comunque sicuramente un suo sfogo, ma non ai livelli che abbiamo conosciuto, perché comunque trend c'è di incremento. Non possiamo pensare domani mattina crolla tutto, ma potrebbe andare ad un, diciamo, a dei livelli questa curva che non siano più quelli delle 3.400 ricoverati piuttosto che dei 440 in terapia intensiva, ma si tiene più basso. Però noi abbiamo l'obbligo di pensare ancora ai Covid Hospital, abbiamo l'obbligo di pensare ancora a un piano, qualora ci fosse necessità, di ridurre, diciamo, alcune attività ospedaliere per lasciare spazio ovviamente nuovamente ai team di cura che si concentreranno nelle malattie infettive, nelle pneumologie e nelle terapie intensive. Guardate, sapete, è come se avessimo oggi un bollettino meteo che però non è quello di domani mattina. Noi ci stiamo preoccupando del tempo che farà, del meteo che ci sarà fra una settimana. Quindi cos'è che abbiamo in mano? Un bollettino che ci dà una proiezione, ma con ovviamente non la precisione del meteo per le prossime 24 ore. Però è giusto, visto e considerato che questo bollettino meteo che abbiamo a tanti giorni, pur avendo una attendibilità non buona come quello di domani mattina, ci permetta di dire, beh, cerchiamo di mettere fieno in cascina, cerchiamo di cominciare a ragionare come arrivasse brutto tempo. Non è detto che arrivi, però è corretto che una squadra collaudata come il Veneto si preoccupi di questo. E sapete, la storia epidemiologica di regioni come l'Emilia-Romagna, la Lombardia, il Friuli Venezia Giulia, la Toscana, l'Umbria, è una storia simile. Giorni e giorni di calo e poi la ripresa. La ripresa che diventa, diciamo, che esordisce lentamente e poi c'è cioè la curva si impenna in maniera importante. Quindi alla luce di tutto questo è ovvio che noi ci stiamo ovviamente attrezzando per, diciamo, come si dice, si ballerà in volo, ebbene sì, sì, ci saranno turbulenze in volo e siamo pronti ad affrontarle. Abbiamo oggi ovviamente la possibilità di far tesoro di un'esperienza che abbiamo accumulato in un anno,
se ci pensate, un anno fa a quest'ora eravamo nel pieno dell'epidemia, perché cominciavamo a caricare pazienti. Ecco, voglio dire una cosa: noi un anno fa avevamo 464 terapie intensive, cioè il totale del Veneto era 464 con mediamente occupate 250-300 al giorno. Ciò vuol dire che eravamo, diciamo, in esubero con la nostra programmazione rispetto a quello che si doveva fare. Oggi noi passiamo alle 1000 terapie intensive, 1016 attivate e attivabili, ma ci sono, nel senso attrezzature e tutto. Peraltro abbiamo anche portato a casa un centinaio di nuovi respiratori, forse un mese e mezzo fa, un mese fa, prima di Natale, pronti anche per o andare ancora in implemento, ma a quel punto, diciamo, il fattore limitante sarà il personale, sarà la disponibilità di team, ma anche per andare a cambiare eventuali nuovi vecchi respiratori che hanno necessità di un turnover. Ecco, quindi noi oggi possiamo dire che se non avessimo fatto questo lavoro di preparazione delle 1000 terapie intensive, ad esempio l'ondata che abbiamo avuto a dicembre, non saremmo stati in grado di sostenerla, perché comunque avrebbe esaurito tutte le terapie intensive di base che Veneto aveva storicamente e avremmo lasciato pazienti a terra. Quindi lo dico perché ogni tanto c'è qualcuno che dice: ma alla fin fine stiamo parlando di 450 persone in terapia intensiva, di 3000 persone ricoverate. Allora, alla luce di tutti questi ragionamenti, c'è qualcuno che dice: ma su 5 milioni di veneti non sarete mica in difficoltà per gestire questi numeri. Cioè, cari signori, la vera preoccupazione nostra è che se gli ospedali vanno in tilt, mettono in difficoltà le squadre, mettono in difficoltà la possibilità di prendere in carico i pazienti. Io vorrei far capire ai veneti, o meglio a quelli che ancora magari hanno qualche dubbio, che il vero tema è riuscire a prendere in carico tutti. Prendere in carico tutti vuol dire che nessuno muoia perché non è stato preso in carico, perché non c'è un respiratore, un posto agli infettivi, un posto alle pneumologie. Questa è la nostra sfida. Quindi la risposta che do a tutti coloro che si chiedono: ma perché sempre questo atteggiamento, diciamo, difensivo rispetto alle ondate? Per questo motivo. Non viviamo in un paese nel quale si dà, a parte il fatto che io mai lo tollererei, si dà per scontato che se c'è un posto in ospedale c'è, se non c'è ti arrangi. No, da noi non funziona così. Da noi la cura sanitaria è universalistica ed è bene che sia così, è un grande valore sociale, è un grande segnale di civiltà, e per questo io dico che noi stiamo portando avanti provvedimenti in questo senso, per questo motivo. La dottoressa Russo dopo vi presenterà l'idea della circolare che lei invierà poi oggi ai SISP e quindi ai dipartimenti di prevenzione della Regione del Veneto, per avere un approccio, diciamo, che in maniera tale che in autonomia diversi dipartimenti di prevenzione provvedano alla bisogna a chiudere una classe, a chiudere un complesso scolastico piuttosto che un distretto. Sentite, sulle scuole io vi ho già detto tutto, no? A me sembra logico che i grandi teorici del fatto che le scuole non erano un problema dal punto di vista epidemiologico penso siano stati smentiti su tutta la linea. Le scuole purtroppo nella dinamica del contagio hanno un ruolo, non è colpa dei ragazzi, i ragazzi non hanno colpe particolari, non sono degli untori. Chiudere una scuola è sempre una sconfitta, però si vede che l'andamento della curva segue l'apertura o la chiusura delle scuole. Noi ci affacciamo con un mese di ritardo rispetto ai colleghi che hanno aperto le scuole a gennaio, ad esempio. Voglio ricordare che i miei colleghi che hanno aperto a gennaio hanno richiuso le scuole nel frattempo e noi ce le abbiamo ancora aperte. E la variante, vorrei ricordare quest'ultimo aspetto, oggi se dividiamo la popolazione in tre fasce di età, 0-20, 20-40 e over, vediamo che la prima fascia di età è quella che pesa di più delle altre due nei contagi. Cioè vuol dire che il virus ha ritardato la sua presenza. Ma del resto, guardate, è un aspetto, fra virgolette, di adattamento, no? Quasi fenotipico, se ci pensate, all'ambiente. Il virus è un essere vivente, ha una sua intelligenza, no? E quindi nel momento in cui non ha un target si rivolge verso l'altro. Io penso che non sia irrilevante il fatto che queste mutazioni non sono altro che il suo lento adattamento all'ambiente, ed è esattamente quello che accade. Le mutazioni ce ne sono tante, ce ne sono alcune, anche qui qualcuno dice: ah, ma le mutazioni ci sono sempre state, sono centinaia. Certo, ma figuratevi, ma è altrettanto vero che ce n'è qualcuna, tipo quella inglese o brasiliana, che si fa sentire,
Tant'è vero che noi faremo firma adesso per avere la mutazione di gennaio, di febbraio dell'anno scorso. Oggi abbiamo delle mutazioni che sono più altamente contagiose, hanno cariche virali più importanti, dove i pazienti si negativizzano non più in 8 giorni, diciamo mediamente, ma in 13 giorni. E questo cambia ovviamente il decorso epidemiologico dell'infezione. E si va avanti con lucidità, la squadra è assolutamente iper attrezzata per affrontare anche questa eventuale, guardate che io spero fino alla fine che magari noi possiamo dire abbiamo già dato, e quindi capite che la vera sfida per noi restano i vaccini. Ormai è notizia ufficiale, possiamo dirlo, di Astra, no? Astra è arrivato, si va over 65, cioè ora tutti i discorsi che ho fatto qua, che sembravano strampalati, anche lì avevamo visto giusto, no? Quando vi dicevo ma perché fino a 55, poi l'hanno portato a 65, ma perché fino a 65 se poi le direttive a livello internazionale sono altre? Bene, da questo istante noi vacciniamo tutte le classi di età, ovviamente salvo che non ci siano comorbilità o patologie tali per cui comunque devi avere, diciamo, delle precauzioni con AstraZeneca. Capite che in questa maniera cambia ancora nuovamente il piano vaccinale, perché noi siamo andati avanti un po' col freno a mano tirato, perché prima negli over 55, poi negli over 65 abbiamo dovuto sempre utilizzare Moderna e Pfizer, che sono, guarda caso, i due vaccini che arrivano in maniera un po' più limitata. Beh, Moderna non ne parliamo, cioè è ancora, come si può dire, una primizia. Pfizer c'è, ma non così in maniera importante. AstraZeneca c'è. Vi ricordo che per il secondo trimestre è garantita l'Italia, parola grossa di garantita, però dovrebbe arrivare 20 milioni di dosi di AstraZeneca in Italia, secondo trimestre. Quindi dal primo di aprile 20 milioni di dosi vuol dire che, insomma, ne arrivano tante anche in Veneto, almeno 1 milione di dosi arriveranno anche in Veneto. Poi arriva Johnson & Johnson, che verrà, che EMA che lo autorizza, quindi verosimilmente nel giro di una decina di giorni avremo anche Johnson & Johnson, e poi ci sarà Novavax, ci saranno altri vaccini. Guardate, i vaccini ce ne sono tanti che si affacceranno, c'è lo Sputnik, però oggi dobbiamo sapere che se AstraZeneca può andare oltre la barriera dei 65 anni, si apre una nuova frontiera di possibilità per gli over 65 e quindi gli over 80 e tutto quello che ci gira attorno. Questo è importante per noi. Stamattina abbiamo fatto un punto della situazione sui vaccini e abbiamo chiesto ai direttori comunque di performare in una macchina, quando avremo anche i medici di base, dopo l'assessore Lanzarini vi darà un aggiornamento quando ho chiuso con le mie domande, prima di passare alla dottoressa Russo, della possibilità di arrivare a 45-50 mila vaccini al giorno, medici di base schierati in campo a fianco agli altri vaccinatori e ovviamente con una visione, insomma, i medici di base hanno un ruolo importante nelle vaccinazioni. E poi anche pensare ad altre categorie vaccinali, ve ne parlerà sempre l'assessore Lanzarin, ai 1000 specializzanti che abbiamo in Veneto, cioè 1000 vaccinatori, cioè coloro che saranno autorizzati a fare l'iniezione, non è roba da poco. Guardate che a Israele vaccinano anche all'IKEA, vaccinano nei centri commerciali, nei pub, dappertutto. E sapete come funziona la vaccinazione? C'è proprio una catena di montaggio, cioè c'è il vaccinatore al quale arriva in mano la siringa già predisposta, il paziente ha già avuto il passaggio con la disinfezione e tutto, tac, vaccino e via, e poi successivamente c'è un altro sanitario che ridisinfetta, mette il cerotto e via. Cioè, quindi il vaccinatore, cioè colui che fa l'iniezione, viene servito come chirurgo con il bisturi. Noi dobbiamo mettere in piedi delle filiere come queste. Guardate che nessuno è nato imparato, come si dice, perché qua siamo davanti alla più grande vaccinazione della storia, mai accaduto, non solo in Italia, nel mondo. E io non aggiungo altro. Abbiamo chiesto l'apertura praticamente non dico H24, H7, no, neanche H7, non si può dire, cioè, diciamo tutti i giorni, full time, comprese le domeniche, tanto è vero che domenica prossima i nostri direttori vi inviteranno i vostri colleghi in un centro vaccinale aperto dove alla presenza del direttore generale, domenica prossima alle 11 faranno questo invito, ma ve lo anticipo, anche perché abbiamo delle belle realtà, penso alle realtà fieristiche di Padova, di Vicenza, di Verona,
piuttosto che altri centri vaccinali nei palazzetti dello sport o altro. Ovviamente il fattore limitante resta quello della disponibilità di vaccini. Sia chiaro, noi non abbiamo problemi di logistica, cioè di spazi. Questo deve essere chiaro, perché sento sto venticello che sembra che adesso, cioè, guardate, lo conoscete il Veneto, abbiamo 68 ospedali, abbiamo palazzetti dello sport dove vogliamo, abbiamo strutture distrettuali, dei distretti sanitari, possiamo utilizzare plessi scolastici, perché comunque se dovesse capitare che ci siano scuole chiuse, possiamo utilizzare anche un plesso scolastico che inevitabilmente è riscaldato, inevitabilmente si può prestare a queste attività. Penso che in tutto questo contesto, insomma, noi saremo vaccini, dopodiché ci serviranno anche ulteriori vaccinatori perché se ne arriva una valanga, però noi dobbiamo arrivare a inoculare più vaccini possibili. Io direi di veramente l'obiettivo, io capisco l'obiettivo di settembre-ottobre, però se arrivassero vaccini sarebbe meglio vaccinare tutti per l'estate, questa è la vera sfida. Passaporto vaccinale ci stiamo lavorando ed ho chiuso, anche qui. Quando ne ho parlato io non ne parlava nessuno, neanche in Europa. Adesso sta diventando realtà, però vorrei dire agli irriducibili che ci scrivono. Cioè, non è che è una, cioè noi non facciamo discriminazioni. Se una persona non può o non vuole farsi il vaccino, ha diritto di non farselo e di fare la scelta responsabile. Però è pur vero che se ai nostri veneti qualcuno gli chiede per salire in aereo, andare a entrare in una struttura ricettiva, andare da qualche parte, dimostrami la vaccinazione, non è che possiamo far finta, cioè fare i pas d'aran e dire no, noi non la, noi rilasciamo la venuta vaccinazione. E non pensiamo che sia una mancanza di rispetto nei confronti di chi non si è vaccinato, anche perché chi non si vaccina per scelta deve sapere che deve ringraziare sempre chi si è vaccinato per garantire l'immunità di gregge, perché a questo punto la vaccinazione, quando è volontaria, diventa anche solidale, perché se non è volontaria capite che obblighi tutti. E io invece credo nel sistema di volontarietà, lo abbiamo portato avanti per 10 anni in Veneto, poi ce l'ha tolto col decreto Lorenzin. Però è pur vero che vanno anche rispettate quelle persone che scelgono di vaccinarsi, che non sono degli untori come qualcuno li descrive. Domande, ragazzi? Ecco, allora cominciamo con Marco. Sì, se facciamo il giro adesso, poi dopo io devo andare. Poi Moscati, Fois, perfetto. Sì, Presidente, sui vaccini volevo capire questo. Prego. Perché continuano a essere pubblicate tabelle che danno il Veneto agli ultimi posti per somministrazione. Oggi il Corriere, il mio giornale nazionale, ne ha un'altra, ma volevo capire come mai c'è questo dato, è un problema di... No, perché abbiamo accantonato le seconde dosi prudenzialmente dopo esserci scottati col mancato invio. Adesso pian piano abbasseremo quel magazzino, pian piano, perché giustamente i nostri sono terrorizzati dal fatto che essendo noi stati sempre i primi in classifica o tra i primi due o tre, cosa è accaduto? Che abbiamo fatto tante prime dosi. Allora, puoi buttare il cuore oltre l'ostacolo e sperare che ti mandino vaccini e quindi fai la seconda dosi, ma giustamente qualcuno pone una questione anche giuridica: se poi non ci sono, come facciamo a chiudere le vaccinazioni? E quindi si è accantonato. Oggi si è deciso di mantenere l'accantonamento riducendolo un po', cioè, quindi, come si può dire, half and half, metà e metà, un po' rischi e un po' fa il magazzino. 10%. Un 10%, ecco. Adesso si trattiene il 10%. Ok. Va bene, grazie. Poi volevo chiedere un'altra cosa, sempre su questo. Cioè, ecco, l'unica roba, Marco, ne approfitto, non è un disservizio o disorganizzazione, è proprio una scelta. Ok. L'altra cosa è su AstraZeneca, sempre tabelle nazionali, perché poi abbiamo questa discrasia tra i dati nazionali e regionali, anche noi fatichiamo un po' a orientarci, che continuano a dare una bassissima somministrazione di AstraZeneca. E no, non risulta. Cioè, la dottoressa Russo, prego. Siccome c'era tutto il tema AstraZeneca, alcuni non lo vogliono, alcune categorie. Allora, no, allora sul discorso della non accettabilità non ci risulta, perché AstraZeneca è stato limitato l'uso di AstraZeneca legato all'età principalmente. Quindi abbiamo cominciato a utilizzarlo per il sistema, tutto il personale della scuola e anche per le categorie dei servizi essenziali. Per le categorie dei servizi essenziali, poiché sono loro stessi, diciamo, la polizia penitenziaria, i vigili del fuoco,
la Polizia Municipale e altri corpi di, deputati alla sicurezza aventi un servizio sanitario interno, glieli abbiamo consegnati, quindi adesso loro li stanno cominciando a somministrare, quindi non ce l'abbiamo più noi in magazzino, ce l'hanno loro, hanno già cominciato la settimana scorsa a somministrarli e quindi via via li caricheranno. Quindi non è un rifiuto né un mancato utilizzo, ma una distribuzione che via via verrà caricata. Anzi, ce li chiedono della verità. Sì, ma infatti adesso insomma dovremo anche rivedere la strategia. Poi un'altra domanda per il Presidente, questo pro futuro, siccome leggo che Sardegna e Sicilia stanno cominciando ad abbozzare delle idee sul turismo estivo, dicendo ma noi qui accetteremo solo i turisti che hanno il passaporto vaccinale di cui parlava lei prima, ora chiaro non mi sfugge la facilità, nel senso che trattandosi di due isole controllano con più facilmente gli ingressi via nave, via aereo, però mi chiedevo anche il Veneto, essendo regione turistica da milioni di presenze, se ci si era posto il problema del fatto che magari si riprende, cioè potrebbero esserci delle persone che vengono qui in vacanza e ci riportano il virus e riprendono. Ma guarda, tutto. Come state pensando a questo tema? Siccome anche qui ne ho parlato per primo, allora, quando ho parlato di regione Covid free, cioè prima di chiederlo agli altri bisogna essere noi Covid free con tutti i vaccinati, perché uno può dirti vabbè, mi chiedi il passaporto vaccinale e poi magari vado in un bar, vado da qualche parte, mi rinfetto, perché magari è una variante che mi rinfetta. Voi sapete che anche su alcune varianti c'è un rischio reinfezione, e quindi io penso che qui non ci deve essere una guerra tra poveri. La vera via di uscita, la vera sfida Covid free è vaccinare tutti. Cioè, considerate che abbiamo paesi come la Gran Bretagna che ha passato, mi sembra, il 34% di vaccinati o anche di più, Israele che ha sostanzialmente vaccinato tutti, che sono già Covid free. Noi dobbiamo dire al nostro turista, noi abbiamo il 66% di turisti in Veneto, dei 70 milioni di presenze, prima azienda, 18 miliardi di fatturato, il turismo, il 66% sono stranieri. Allora, secondo voi, dal punto di vista di messaggio mediatico, è meglio chiedere il passaporto vaccinale ai nostri turisti o dire ai nostri turisti che noi siamo tutti vaccinati? Dove andreste voi? Dove vi chiedono il passaporto o dove vi dicono che sono tutti vaccinati? Dai, la vera sfida è vaccinare tutti, questa è la vera sfida. Anche perché come puoi chiedere il passaporto vaccinale se non sei comunità Covid free? Io lo capisco se qualcuno è Covid free, allora uno dice vabbè, cioè magari vuol mettere in sicurezza. Boh, basta. Grazie. Prego. Io ho iscritta Moscati del Nuovo Terraglio. Sì, buongiorno Presidente. Buongiorno. Rimanendo nel tema dei vaccini, appunto, ci sono persone che hanno avuto anche recentemente il Covid, alcune hanno anche fatto il caso di una persona che era stata chiamata di 80 anni, che ha fatto anche il serologico per testimoniare che avesse gli anticorpi e tutto quanto, era molto perplesso questa persona, non voleva fare il vaccino proprio per, e poi ha detto in caso lo lascio per chi può avere più bisogno, e gliel'hanno fatto lo stesso. Allora la domanda è, ma queste persone possono evitare la vaccinazione almeno nel primo tempo? No. No. E anzi, qual è la, se ha avuto il Covid negli ultimi sei mesi ha solo una iniezione, se sono passati sei mesi due iniezioni, se prevede richiamo al vaccino. Comunque viene fatto. Sì. Perfetto. Cioè, fra l'altro il vaccino non è obbligatorio, se questo signore non lo voleva fare non no, lo faceva. Infatti non è riuscito a dir di no. No, perché avendo... È l'unico in Veneto che non riesce a dir di no al vaccino. È andato lì e me l'hanno segnalato proprio perché questo no. Non sono riuscito... No, mi sembra un po' romanzato sto racconto. No, beh, insomma, non lo so, può darsi che lui... Dopo questo cos'è il libro cuore? Va bene. Allora passiamo a un'altra categoria che invece lamenta di non essere considerata come abbiamo detto i servizi essenziali, sì. Parliamo dei supermercati, che è un grosso problema perché loro sono sempre stati in prima linea, è vero. Lo saranno sempre, hanno avuto già delle problematiche in passato perché non avevano neanche i mezzi all'inizio di difesa, diciamo, e pertanto vorrebbero sapere quando sarà il loro turno. Allora, se vuole che le dica come la vediamo noi,
che a mio avviso sto tema delle categorie ha un po' incasinato la vita, perché giustamente nella categoria ti ritrovi il sessantenne, il settantenne e il ventenne. In alcune categorie lo sapete meglio di me, no? Se io pensassi alla categoria dei giornalisti, c'è una trasversalità di fasce d'età che è paurosa, e da un punto di vista sanitario c'è anche un atteggiamento che è diverso, no? Io spero che si adotti la modalità delle fasce d'età. Ovviamente c'è una fascia di popolazione che è estremamente esposta al rischio. Se vuole, la mia idea, quella dei supermercati è una di queste. Ecco, dopodiché è una mia idea, ma che si lavori per fasce di età. Lo abbiamo visto con gli over 80 anni, funziona molto di più che sta lì a andare a distinguere l'over 80 anni che va al centro anziani, l'over 80 anni che va in azienda a lavorare, l'over 80 anni che sta... Si fa per fasce d'età che... Cioè, anche perché dal punto di vista sostanziale c'è anche un rischio che varia in base all'età, lo abbiamo capito questo, no? Basta guardare l'età media dei morti in Veneto, era sugli 81 anni, capite che è inutile che io penso ad altre fasce d'età, dobbiamo prima mettere in sicurezza questa, dopo possiamo discutere, ma sarebbe bello vaccinare i giovani perché sono quelli che si muovono di più, d'accordo, però so che se do un vaccino a un over 80 in casa di riposo ho buone possibilità che se arriva il virus sterza e se ne torna indietro, questo è innegabile, no? Se avessimo avuto tutti i vaccinati a febbraio non sarebbe accaduto quello che è accaduto. Sì, però questo è proprio... Andava... Se posso, visto che abbiamo anche il dato, l'ho visto ieri sera, abbiamo 141 positivi in casa di riposo, quindi sui 30.000 oggi. In tutto il Veneto, mai successa sta roba. La vaccinazione funziona. 141 sui 30, 28.000, 41 sì, sì. Ospiti positivi, sto parlando degli ospiti. Pochissimi, non so sì, quanti. Probabilmente molti sono con comorbidità che non sono stati vaccinati perché non si potevano vaccinare, alcuni magari qualcuno si è negativizzato, ripositivizzato, sta a vedere quello, però capite che sono poco rispetto a quello che avevamo prima. Sì, però allora se funziona per classi di età, per corti, loro non, chi lavora in supermercato aspetterà il suo turno per età. Sì, però guardi, noi possiamo star qui, possiamo star qui a ragionare all'infinito, perché ci sono gli avvocati che mi scrivono che sono esposti perché vanno nei tribunali, lo dicono i magistrati e gli avvocati, e poi ci sono giustamente le forze di polizia, e poi giustamente ci sono altre categorie. La verità come si risolve? Con i vaccini. Cioè basta che arrivino i vaccini, si vaccinano tutti. Va bene, grazie. Bisogna chiedere a tutti un po' di pazienza e comprensione, perché noi non possiamo far magie. C'è Alda Vanzan che alza il braccio. Grazie, sì, prendo nota, però è iscritto adesso il collega Fois. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Non vorrei tornare sulle categorie, però prima, visto che si parlava anche della comunità Covid-free per i turisti, bisogna ricordare che proprio gli operatori della costa in Veneto hanno chiesto che tutto il personale degli alberghi facesse parte delle categorie che vengono vaccinate proprio per poter offrire questo servizio. Hanno ragione, ma all'inizio... Scusami Fois, all'inizio se ti ricordi diciamo, vorremmo riuscire a vaccinare per primi tutti gli operatori del mondo turistico, e la verità è che adesso se arrivano vaccini si vaccinano tutti, perché poi immagino che ci siano delle categorie nel momento in cui si hanno vaccini. Se vi faccio un esempio, ad esempio ne abbiamo già parlato con Confindustria, col presidente Carraro, ci sono delle imprese che dicono noi se abbiamo i vaccini ci prendiamo un medico, anche diciamo magari un medico in pensione, un medico diciamo, titolato a farlo, e noi ci facciamo delle campagne vaccinali, che so, un'azienda che comincia a avere 200-300 dipendenti, volontariamente, in accordo con il mondo sindacale, si farà le sue robe. Capite che noi diventiamo una grande logistica dei vaccini. In questa fase ci tocca essere anche solo degli erogatori. E questa è la vera sfida, perché più ne abbiamo, poi più lo rendiamo capillare. Cioè, il grande gruppo che è i supermercati potrebbe decidere datemi le dosi e io vi garantisco il giro con un medico nelle mie strutture. Cioè, è ragionevole che si faccia così, è una roba straordinaria. Poi volevo chiederle sul fatto del timido incremento di contagi, come l'ha definito poco fa. Oggi è il primo giorno, tra l'altro, che il Veneto è tornato arancione. Visto che sono piuttosto localizzati questi incrementi, intanto in tre province e poi in alcuni punti di queste province, è pensabile che il Veneto adotti dei provvedimenti mirati proprio in queste zone, delle micro zone rosse, per esempio? Allora, in questa fase, no, in questa fase vuol dire che ogni giorno ha la sua pena. Dottoressa Russo poi vi parlerà
di alcuni provvedimenti che automaticamente le prevenzioni, in base anche a quello che è previsto dal DPCM nazionale, adotteranno per le scuole, questo sì. Dopodiché la dottoressa Russo con i suoi segue l'andamento epidemiologico, l'RCT, e quindi vedremo anche l'evoluzione. Cercheremo anche di capire cosa si farà a livello nazionale, perché leggo sulla stampa sempre più, diciamo in maniera importante, qualcuno parla di lockdown di fine settimana, qualcun altro vedo scrive di zona rossa, insomma cercheremo di capire. Ovviamente adesso si torna diciamo in trincea e speriamo di avere, come si può dire, le ultime fasi, dopodiché uscirne velocemente. Grazie. Prego. E allora proseguiamo con la collega Antonella Prigioni, cui seguiranno Giacomuzzo, Tosatto, Vanzanne e Rossini. Buongiorno a tutti, buongiorno Presidente. Buongiorno. Il TAR del Lazio tre giorni fa ha sospeso il protocollo di cura del Ministero della Salute per dei medici di base per i pazienti a domicilio, protocollo di cura che prevedeva semplice tachipirina e attesa, di fatto liberalizzando quello che io credo che molti medici di base già facessero, la possibilità caso per caso di dare il cortisone piuttosto che gli antibiotici e soprattutto gli antinfiammatori. Che cosa potrebbe cambiare con questa sospensiva? Ma spieghiamoci, allora io vi dico quello che ho letto e anche gli approfondimenti che abbiamo fatto nelle nostre riunioni. Spieghiamo ai cittadini che il protocollo AIFA non è altro che un protocollo ufficiale della massima realtà nazionale che si occupa di farmaci, che dice queste sono le linee guida per curare un paziente Covid. Cosa prevedeva, ormai bisogna dire perché c'è la sospensiva? Il TAR entra nel merito non dei farmaci, ma entra nel merito di una fase, di quella iniziale che viene definita vigile attesa, no? Cioè il paziente si ammala, i primi sintomi, il protocollo AIFA prevedeva, ve la dico maccheronicamente, che ci fosse una finestra, che so, di 24-48 ore, quello che è, dove, nel quale dava come indicazione utilizzare dei sintomatici, quindi poteva essere il paracetamolo e quindi tachipirina, ste robe. Giustamente molti medici dicono, ma forse in queste fasi ci dovrebbe essere più attività. Io lo condivido questo. La prima roba, il protocollo regionale della Regione Veneto non prevede la vigile attesa, che sia chiaro. Perché il TAR non entra nel merito di farmaci da usare, ma dice la vigile attesa, e secondo me ha fatto bene il TAR ad annullare la vigile attesa, perché? Perché un medico ha una professione, ha una deontologia e ha un paziente che lui conosce. E quindi può anche decidere che se questo gli dice, guarda, mi sento un po' di febbricciola, dice, va, decido che devi iniziare, che so, con l'idrossiclorochina piuttosto che con gli antinfiammatori, l'aulin e tutte queste robe, o i corticosteroidi, quindi il cortisone nelle fasi diciamo iniziali. Ma questo lo decide il medico, tant'è vero che il nostro protocollo non prevede la vigile attesa. Dopodiché sull'idrossiclorochina, sapete che ci siamo battuti anche su sta partita, e l'idrossiclorochina che prima era stata autorizzata, dopo sospesa in virtù di alcuni studi che non si è ben capito, poi è stata diciamo autorizzata, diciamo off-label potremmo definirla, no? Cioè cosa significa? Significa che c'è la possibilità di utilizzarla e lo fa il medico, decide il medico, da noi è previsto con il consenso informato. Si è parlato anche tanto questo fine settimana del protocollo del Piemonte, delle cure domiciliari. Prendeteli in mano, vediamo il nostro, è simile al nostro, solo che ad esempio loro prevedono per le idrossiclorochine, prevedono anche di fare l'elettrocardiogramma prima di somministrarla, noi non lo prevediamo. Prevedono ad esempio che nella finestra della vigile attesa dell'inizio si facciano alcune attività, però è altrettanto vero che richiamano un protocollo diciamo degli MMG che prevede l'uso del paracetamolo. Ma cosa voglio dire? Voglio dire che il medico è l'unico che sa cosa deve fare. Noi dobbiamo solo dire, anzi noi, lo dice l'autorità, noi non possiamo dire nulla, ci saranno dei protocolli, uno dice bene, e dai come indicazione che il cortisone non lo usi il primo giorno perché sennò deprimi le difese immunitarie e finisce che risolve un problema e ne crea un altro, ma queste sono cose che i medici sanno. Quindi il TAR ha fatto un'operazione secondo me utile e civile nel sospendere la vigile attesa, ma lasciamo i medici che decidano. Allora io dico cosa? Ecco, evitiamo le polemiche. Allora se c'è un medico che va avanti ancora a decidere di dare paracetamolo, dare diciamo la tachipirina per capirci, si sappia che il medico ha deciso così a sto punto.
Cioè, perché noi, se è vero che non possiamo vincolare un protocollo, diciamo ferreo, che magari non va bene a chi vorrebbe avere più libertà, è altrettanto vero che non puoi imporre un protocollo alternativo in alternativa. Cioè, non è nostro ruolo questo. Noi possiamo dare delle indicazioni, tanto è vero che noi abbiamo tolto la vigile attesa. Quindi a noi la sentenza del TAR non ci tocca. Grazie. Perfetto, grazie. Proseguiamo con Cristina Giacomuzzo del Giornale di Vicenza. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Non ho capito, quando parlava di zone che sono più a rischio, quindi sì, la provincia di Verona e il Padova, per esempio di Padova sapevamo fino a qualche giorno fa che in realtà la parte più l'alta Padovana, più toccata era solo l'alta Padovana. È cambiata? No, io prima i grafici che vi ho fatto vedere prima, Cristina, sono relativi ai ricoveri. Ok. Quindi la parte ospedaliera non c'entra niente con l'area contigua, con l'incidenza. Dopo la dottoressa Russo vi dirà, sono delle zone, tipo il Veneto orientale, ha un'incidenza importante. Allora, ok, dopo chiedo la meglio, sì, sì, il focus alla dottoressa. Invece per quanto riguarda il confronto che avete avuto stamattina con i direttori generali, avete sì, avuto un feedback sulle adesioni da parte al vaccino da parte dei sanitari? La fase 1A è completamente finita, ancora in corso, per esempio? È ancora in corso. Farmacisti e veterinari che sono... Si sta finendo, cioè la stragrande maggioranza è stata fatta. Dopo, se volete dati esatti, li recupereremo. E quindi sento dopo la dottoressa. Sì, non so se abbiamo dati qui. Allora, noi abbiamo dato indicazione di chiudere la fase 1 entro questa settimana. Quindi c'erano ancora degli operatori del territorio, soprattutto come ha detto lei, che dovevano essere vaccinati, e quindi verrà completata. Tra l'altro abbiamo anche inviato alle ULS un file editabile dove loro caricano per categoria tutti i soggetti della fase 1, in modo tale da poter avere anche un riscontro circa l'adesione e pensare ad un recall, per esempio, per i soggetti che magari non sono riusciti, perché si erano prenotati in un momento e non si sono vaccinati, per essere recuperati. Ecco, quindi penso che nei prossimi giorni avremo questo tipo di, diciamo, completezza di dati e anche possibilità di valutare le coperture. Grazie. Un'ultima precisazione su una cosa che ha dichiarato il Presidente quando parlava della variante che colpisce di più la fascia tra 0 e i 20 anni con i contagi. Ha una percentuale, un numero, o è solo un'impressione? No, impressione no. Capire se c'era un numero o un scontro. No, ci sono i numeri intanto degli isolamenti che abbiamo. E oggi nelle scuole quanto abbiamo di quarantena? Allora, diciamo che stiamo preparando un bollettino varianti che vi daremo nei prossimi giorni con sì, numeri sì, precisi, che diceva il Presidente, anche distribuito per fasce di età. Quindi nei prossimi giorni vi daremo. Però se andate a vedere, ad esempio oggi potremmo darvi, che ci sta, visto quello che dovrà dirvi la dottoressa Russo, il bollettino della scuola con gli isolamenti, ve l'avevo dato la scorsa settimana, vedete l'aggiornamento, vedete insomma cosa pesano. Il virus sicuramente, questo lo potete scrivere, nessuno mi smentirà, circola di più rispetto alla prima fase, circola di più nelle fasce giovani. E soprattutto anche lo 06, vi ricordate che all'inizio c'era il tema del recettore dell'ACE a livello cellulare, diciamo che i bimbi non si infettavano, vi ricordate a voi che dicevano i positivi che in casa avevano dei bambini in età 0-6 non si infettavano, erano tutti diciamo negativi. Oggi non è più così, cioè, quindi se noi abbiamo in mente lo scenario della scuola della prima fase, dove la scuola comunque era fondamentalmente fra virgolette tenuta, diciamo, non sotto osservazione perché era l'ultimo dei problemi dal punto di vista sanitario che avevamo, oggi il discorso si è un po' rovesciato, nel senso che oggi lo studente e anche lo 06 si infetta, che dopo non abbia, diciamo, delle evidenze importanti dal punto di vista sanitario è un altro discorso, ma che il virus circoli lì è indubbio questo. Tant'è vero che lo stesso governo ha dovuto fare un parere sulla scuola e introdurre anche il principio dei 250 positivi su 100.000 abitanti per chiudere le scuole. Grazie, allora passiamo a Filippo Tosato, gruppo GEDI, bentornato. Grazie.
Buongiorno. Buongiorno. All'inizio del suo intervento, Presidente, lei ha accennato alla modifica del piano di sanità pubblica con una possibile riduzione di attività ospedaliere programmabili per far spazio, insomma, alle cure nelle pneumologie. Ecco, può dirci qualcosa di più? Cioè, si prevede una sospensione di attività? No, al momento no. Al momento assolutamente no, però si prevede tutta, come si può dire, un cronoprogramma che viaggerà, diciamo, parallelamente all'andamento del contagio. Cioè, pensate solo che in questa fase, a differenza dell'altra fase, pensate alla fase autunnale, noi non abbiamo solo il problema dell'impiego di risorse perché aumenteranno i Covid point per i tamponi, piuttosto che perché avremo più pressioni in alcuni reparti, ma avremo anche l'utilizzo di risorse per le vaccinazioni. Quindi è un piano che viene reiterato, che stabilirà degli standard, non dirà: bene ragazzi, quando si arriverà qui cominciamo a chiudere. Vi ricordo che noi la fase autunnale e invernale siamo riusciti a gestirla chiudendo il meno possibile, e questo ci è stato riconosciuto, a differenza di marzo, dove abbiamo chiuso tutto, abbiamo chiuso anche i centri prelievi quella volta. Quindi sostanzialmente si cerca di fare lo storyboard di quello che potrebbe accadere, però no, oggi noi non informiamo di nessuna chiusura. Oggi ecco, se vi interessa un'istantanea di oggi, la situazione è assolutamente sostenibile. Cioè, oggi, 8 marzo, abbiamo posti nelle terapie intensive, abbiamo posti negli ospedali. Se vi vengono a dire che c'è un problema, sarà perché si sposta qualche paziente per evitare, magari per dinamiche, diciamo, ovviamente dei reparti, ma oggi, cioè, dati alla mano, noi abbiamo posti in terapia intensiva, abbiamo un centinaio di pazienti Covid positivi in terapia intensiva in tutto il Veneto, siamo arrivati a 440 l'ultima volta. Ecco, un'altra domanda riguarda invece la prospettiva di chiusura della scuola, insomma, che mi pare preoccupi abbastanza la gente, la comunità. In attesa di sentire i criteri esposti dalla dottoressa Russo, ecco, una sollecitazione magari che più che sanitaria è di carattere sociale, no? Certamente in questo caso incide la legislazione nazionale, i provvedimenti governativi, ma per molte famiglie la prospettiva di avere dei bambini piccoli a casa da accudire comporta problemi seri, perché leggevo di possibilità ridotte, ad esempio, di accedere ai permessi, i congedi parentali, stipendio al 50%, insomma. È possibile su questo fronte un sostegno da parte della Regione in qualche modo, un'integrazione, insomma? La Regione non è in grado oggi di dare conferme, per un semplice motivo, perché noi tutto quello che potevamo mettere fino ad oggi lo abbiamo messo e non applichiamo tasse. Fermo restando che tutti i colleghi come noi chiedono gli interventi nazionali, perché nel momento in cui il Governo dice che con questi parametri devi chiudere tutte le scuole di ogni ordine e grado, è ovvio che crei problemi alle famiglie per il congedo parentale o per il tema del bonus babysitter. Però la dottoressa Russo ha trovato un punto di equilibrio per i ragazzi, diciamo, in grado di badare a se stessi, no? Pur essendo minorenni, quindi non vi anticipiamo già che 0,6 per ora no, tranne casi estremi dove c'è l'infezione dilagante nell'asilo piuttosto che nella scuola elementare, dove qualsiasi piano di sanità pubblica, immaginate, sapete quando abbiamo avuto i casi di tubercolosi, cioè non è che puoi chiederti, cioè a quel punto devi chiudere, ma questo non compete a noi, compete alla prevenzione che decide in loco. Quindi non aspettiamoci anche una roba fatta col bilancino da farmacisti, cioè in base a quanti casi, alla logistica della scuola, se possono essere isolate delle aule oppure no, se c'era troppa commistione, se gli ingressi sono uno solo, perché tu puoi isolare oppure non puoi isolare, dipende da come è fatta la scuola, c'è tutta una serie di ragionamenti. Però in questa fase stiamo parlando comunque di superiori e di qualche anno delle medie eventualmente, però insomma dopo. Se Filippo ha finito, tocca ad Andrea Rossini della RAI.
Sì, buongiorno. Buongiorno. No, in realtà era ancora sulla questione delle scuole, non so se ne parlerà. C'è la dottoressa Russo. Dottoressa Russo, perché io non ho capito, questo limite, questa quota stabilita dall'ultimo DPCM dei 250 su 100.000 contagi su base settimanale, oltre la quale, se ho capito, viene data facoltà, ma non obbligo, alle regioni di chiudere. Era per capire l'orientamento del Veneto in questo. Cioè. Il legislatore è stato chiaro, no? Dice la facoltà. Ovviamente la facoltà spetta ai tecnici, non spetta alla politica. C'è una facoltà scientifica, sanitaria, quindi noi non ci permettiamo mai di intervenire su questo. Stiamo parlando della salute dei bimbi e delle loro famiglie. Io capisco che atti eroici molti li vorrebbero fare, sono tutti esperti di far tutto, ma la verità è che noi non vogliamo sulla coscienza nessuna infezione, in particolar modo che riguardi ragazzi. Quindi se domani scoprissimo, parlo per assurdo, e spero resti un assurdo, scoprissimo che questa variante manda direttamente in ospedale bimbi, capite che dopo facciamo tutti, avremo un popolo di eroi dicendo bisogna chiudere tutto. Ecco, noi vorremmo prevenire piuttosto che curarli questi bimbi. Quindi l'indicazione è che qualora ci si avvicini a una storia di questo, certo, tipo, comunque quella si affronta direttamente con la prevenzione. Grazie, Alda Vanzani, Il Gazzettino. Buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno Presidente. Quindi sostanzialmente il piano che ci illustrerà la dottoressa Russo prevederà i casi specifici in cui andranno chiuse le scuole, sì, quindi ci saranno parametri, non dipenderà più da una decisione della Regione? È la regione la prevenzione, ma applica, diciamo, il dettato del DPCM lo applica da un punto di vista sanitario. Ok, e sarà collegato ai bollettini quindi? Per sapere, sono i SISP delle ULS, cioè ad esempio quando c'è stato, che so, qualche micro zona rossa in giro per il Veneto, sono direttamente istituite in base alla legge dalle prevenzioni. Quindi se la domanda è si fa un'ordinanza ad ogni scuola che chiude, no, perché non serve, cioè giuridicamente non serve. E chi lo comunicherà alle scuole? Cioè il SISP lo dirà alla direttamente, scuola, sì, sì. Il direttore, come accade, il dirigente, sì, sì, avviserà le famiglie. Faccio un esempio, come è accaduto nel periodo nel quale fino ad oggi si chiude, che so, se si è chiusa o si chiude una classe per il secondo caso, diciamo, di contagio, lo fa direttamente il SISP, direttamente. Vabbè, le quattro scuole e un'altra Padovana. Va bene. Mentre invece le risulta, ci stanno arrivando parecchie segnalazioni in redazione. L'ULS 6 Euganea non riesce ad avere il sito attivo per le prenotazioni da parte degli insegnanti. Dicono che è bloccato da alcuni giorni. So che hanno dei problemi che stanno risolvendo. Avevano già risolto un primo intassamento e adesso stanno. Penso che sia una questione di poco, perché ci hanno segnalato che stanno risolvendo il problema. Grazie. Mentre invece per quanto riguarda le cure, il Piemonte, ieri ne hanno dato ulteriormente notizia, sta sperimentando questo protocollo delle cure a domicilio e pare che stia sortendo anche dei buoni risultati. Il Veneto è allineato? C'è qualcosa in merito? Allora, rispetto alle cure, intanto il protocollo lo possono sperimentare, cioè, da ieri, perché è stato fatto l'altro ieri, quindi non so che sperimentazione abbiamo fatto in un giorno. E noi ce l'abbiamo il protocollo, l'ha visionato la dottoressa Scroccaro, che dice che non differisce, cioè le differenze non sono sostanziali, ci sono e anzi, se volete vi facciamo vedere anche il nostro. Neanche il nostro non prevede, il nostro è stato, cioè, vorrei ricordare che noi l'abbiamo provato mesi fa, non prevede la vigile attesa, come dicevo prima, non so se c'eri quando ho risposto, quindi non prevede quella finestra in cui tu puoi dare solo paracetamolo, quindi noi abbiamo un protocollo di cure domiciliari, è previsto l'uso di idrossiclorochina, degli antinfiammatori, da quello che ricordo io, dei cortisonici, cioè dell'eparina a basso volume. Dopo ci saranno delle differenze di approccio, però non. Tanto è vero, quando ho visto la notizia ho chiamato io il presidente Cirio, ho detto, vediamo, mi ha mandato lui il protocollo, l'ho fatto visionare, ma i nostri non ci hanno detto che c'è tutto stravolgimento rispetto al Veneto.
E l'ultima domanda, Presidente, invece non riguarda il Covid, ma riguarda le Olimpiadi. L'altra sera a Sanremo, sul teatro, sul palco dell'Ariston, hanno presentato i due nuovi simboli che saranno votati dagli italiani. E quello che ci siamo chiesti è, ma quello vecchio con il Duomo stilizzato e la pista da sci di Cortina è stato cancellato? Lei condivide? Quale le piace di più? Non ho partecipato a tutta questa selezione. Devo dire che non è un'attività della fondazione, per cui un'attività legittima della fondazione, avrà fatto immagino un concorso di idee per ottenere i loghi. E poi sapete, i loghi hanno tutti la stessa storia. Adesso evito di citare alcuni loghi perché nel marketing si studia anche, no? Ci sono dei loghi che noi riteniamo riconoscibilissimi, pensate, ci sono dei loghi a livello internazionale che tutti riconoscono. Però se ci fermiamo un attimo, li guardiamo bene, dice che non avrei mai fatto un logo così, no? Però entrano nell'immagine che uno ormai ha memorizzato, per cui i loghi diventano belli solo se si fanno vedere tanto, se no restano anonimi. Poi ce ne può essere qualcuno più schifoso di un altro, però non mi sembra che sia questo il caso. Ma lei quale vota? No, ma io? Quale vota dei due? Prego? No, ma figurati, cioè, chiedevo quale vota il presidente dei due. È giusto che il presidente non si esprima, che si esprimano i cittadini. Poi abbiamo due testimoni, abbiamo una super testimone che è Federica Pellegrini, che assolutamente è una punta di diamante, un biglietto da visita internazionale del Veneto. Poi c'è Alberto Tomba, che è altro biglietto da visita internazionale. Io con Tomba lo conosco e posso garantirvi che è riconosciuto in tutto il mondo ancora come l'atleta dello sci. Insomma, abbiamo due grandi testimoni, quindi non ne scelgo uno a svantaggio dell'altro, perché rischia che scelgo il logo di uno e non dell'altro. Solo se potevo una cosa rispetto a questo tema della scuola, quindi non ci sarà un provvedimento come è stato per la DAD al 50% unico? È proprio cambia più radicalmente, quindi no, perché la DAD c'è già, non serve fare il provvedimento. Nel momento in cui la scuola chiude c'è DAD al 100%. No, certo, però voglio dire, in occasione delle ordinanze il Presidente faceva l'ordinanza e in DAD andavano tutti i ragazzi di tutte le scuole. No, in questa fase no. Quindi, dopodiché se domani mattina il Veneto a 2.50 è ovvio che devo fare l'ordinanza e chiudere tutto. No, questo no. In questa fase no. Dopodiché se parte l'infezione in maniera importante, sapete, noi, come vi ho sempre detto, cioè, il nostro riferimento sono poi i tecnici, la prevenzione, i CTS, insomma tutte queste realtà che esprimono pareri, insomma, su quello che si fa. Grazie, vi lascio al dottor. Se non ci sono altre domande, lascio al Sole Lanzarin, che ci dice dei raccordi medici di base e specializzandi, e poi al dottoressa Russo per tutto il resto. Bene, grazie, sì. Buongiorno e buon lavoro. Assessore Lanzarin, prego, e poi seguirà la dottoressa Russo. Ma allora, molto velocemente, noi stiamo andando a chiudere due accordi. Uno è quello con i medici di medicina generale per le vaccinazioni. Abbiamo l'incontro domani, dopo tutta una serie di interlocuzioni che ci sono state la settimana scorsa, proprio per il coinvolgimento nella vaccinazione. Domani penso che chiuderemo con loro, sia per quanto riguarda la parte logistica, e quindi vaccinazioni a domicilio, vaccinazioni presso il proprio ambulatorio, vaccinazioni invece in strutture che possono essere quelle messe a disposizione dai comuni o comunque dalle parrocchie, extra ai nostri centri vaccinali, e poi anche sulla parte economica, che è legata all'accordo nazionale, a quelle che è l'accordo nazionale, poi la declinazione regionale. C'è una previsione di copertura spese nell'ultimo decreto che arriverà, quindi ci è stato anticipato che ci sono stati messi a livello nazionale un incremento del fondo sanitario per coprire a livello regionale poi gli accordi che le regioni faranno. Non abbiamo ancora la quantificazione, ma c'è una copertura di spesa da questo punto di vista. È uscito invece sabato sera l'accordo tra il Ministero e il Ministero della Salute e il Ministero dell'Università per l'utilizzo dei specializzandi su base volontaria, sempre nel campo della vaccinazione. Alle 2:30 oggi io farò un incontro con le due università, quindi ho già parlato con i due rettori e con i due presidi delle due scuole di medicina, proprio per
poi declinare su base regionale l'accordo per quanto riguarda quindi l'utilizzo su base volontaria dei specializzandi nelle vaccinazioni che possono essere del primo anno e che devono comunque essere fuori poi da quello che è il percorso formativo, quindi le ore formative che hanno. Anche in questo caso ci sarà anche un compenso e un inquadramento per questi, però ne discuteremo oggi. Poi è chiaro che gli specializzandi invece saranno utilizzati, io immagino, all'interno dei centri vaccinali di popolazione oppure in altri contesti. Tutto questo per cercare di aumentare la nostra capacità di vaccinazione, anche in previsione del fatto che, come diceva il Presidente, nel secondo trimestre, quindi da aprile in poi, dovrebbero arrivare più vaccini e la necessità e la volontà di mettere quindi a regime tutte queste risorse e vaccinare nel più breve tempo possibile più persone possibili. Quindi saranno entrambi, insomma, diciamo, faranno parte entrambi i medici di medicina generale e specializzandi nel piano di vaccinazione. Per quanto riguarda invece, se ne è parlato, però oggi non c'è ancora nulla, le farmacie, loro sono disponibili, quindi quando ci sarà anche in questo caso un accordo nazionale, un'indicazione nazionale, anche andremo poi a declinarlo anche in questo caso su base regionale, perché ripeto, credo che più soggetti riusciamo a mettere in campo, più riusciamo a essere performanti e a velocizzare tutte le operazioni e la catena per quanto riguarda la vaccinazione. Ci sono domande per l'assessore Lanzarin? No, allora grazie all'assessore e parola alla dottoressa Francesca Russo. Buongiorno a tutti, anch'io sarò anche abbastanza breve perché continuo un tema che avevamo affrontato appunto la settimana scorsa ed era legato, come ha detto prima anche il Presidente, a un'incidenza di casi sulla popolazione. Allora, il nuovo DPCM prevede questo provvedimento di sospensione delle scuole a livello regionale o subregionale quando c'è un'incidenza di casi pari a 250 su 100.000, pari o superiore. Allora, abbiamo detto che noi stiamo controllando in maniera molto precisa e continua, praticamente ogni giorno, quella che è l'incidenza nella popolazione, quindi a livello regionale, naturalmente l'incidenza cumulativa, quindi di quella degli ultimi 7 giorni. Allora, perché così dice il DPCM, la vediamo nel suo evolversi ogni giorno e la valutiamo a livello subregionale come provincia, come azienda URSS, come distretto, perché si era provato a vederla anche come comune e naturalmente venivano molto penalizzati i comuni piccoli che anche in presenza di pochi casi andavano ad un'incidenza molto alta. Allora, facendo questo tipo di valutazione, proprio anche stamattina abbiamo visto che alcuni distretti presentano un'incidenza superiore a 250 su 100.000. Questo cosa comporta? Delle misure che, proprio perché puntuali e localizzate, vogliono evitare di portare ad un provvedimento estremo che potrebbe essere quello del non controllo dell'incidenza e quindi la chiusura di tutte le scuole. Quindi vogliamo appunto agire in maniera estremamente puntuale, osservando giorno per giorno come evolve questo percorso, e proprio perché è una cosa che va osservata giorno per giorno, non può essere sostenuta da un provvedimento generale, ma è proprio mirato e deve essere seguito dall'azienda URSS di riferimento e nello specifico del servizio di igiene e sanità pubblica di riferimento. Allora, abbiamo visto che ci sono 3 realtà che presentano, insomma, questo tipo di incidenza a livello di distretto, e sono l'Alta Padovana, dove già avevamo individuato 4 scuole, perché al momento ha un'incidenza di 272 su 100.000. Poi abbiamo il distretto di Asolo e poi anche l'incidenza è 268 su 100.000. E poi abbiamo anche il Veneto orientale. In effetti, per quanto riguarda l'URSS, l'azienda URSS 4, abbiamo visto che è tutta l'azienda che presenta un'incidenza. Perché c'è solo un distretto. In Italia abbiamo solo un distretto e quindi coincide. 302 su 100.000. Quindi coincide il distretto con l'URSS, è l'unico caso.
Allora, in queste noi non vogliamo applicare quella che dovrebbe essere, quella che è prevista per ogni ordine e grado, ma per le scuole dal partire dalla seconda media che vanno in didattica a distanza. Non da domani mattina, naturalmente, perché ci rendiamo conto che questo tipo di comunicazione non può cogliere impreparati sia gli studenti che soprattutto le famiglie che si devono organizzare, ma daremo il tempo, adesso ne parleremo anche con l'ufficio scolastico regionale, di 24-48 ore perché poi parta questo tipo di provvedimento. All'incirca giovedì. Poi naturalmente lo mettiamo a sistema, perché voi vi rendete conto, se ogni giorno, ogni due giorni, ogni quattro giorni, ogni qualvolta si modifica questo parametro, dobbiamo dare queste indicazioni, è chiaro che deve nascere una sorta di automatismo che porta naturalmente a questo tipo di provvedimento. Qual è il significato? Il significato è che si è visto adesso con tutti i lavori che si stanno portando avanti, sono comparsi in letteratura e anche con la situazione nazionale, che effettivamente il setting scuola rispecchia quello che è il setting della popolazione. Per cui rallentando quella che è la presenza e la mobilità che la scuola comporta, il tentativo e l'obiettivo è quello di rallentare la circolazione del virus nella comunità e quindi evitare poi provvedimenti che potrebbero essere più, importanti, che potrebbero incidere negativamente in termini di restrizione su quella comunità, pertanto si va verso questo tipo di possibilità. È chiaro che se dovesse invece esserci la presenza, l'abbiamo detto la volta scorsa, di un cluster di varianti in una scuola, allora lì può essere mirata alla singola classe o al singolo istituto, dipende dalla diffusione della variante in quel contesto. Anche se l'incidenza non è. Anche indipendentemente invece dall'incidenza nell'ambito, diciamo, dell'area in cui insiste il singolo istituto, quello diventa ancora più mirato. Quindi anche scuole, asilo, sì, materno, quello può riguardare naturalmente. Sì. Dottoressa, mi perdoni se sì. Questi tre casi, quindi Alta Padovana, distretto di Asole, Veneto Orientale, quanti istituti sono interessati? Non abbiamo il numero, questa è l'incidenza sulla popolazione, non è l'incidenza sulla popolazione scolastica, è l'incidenza sulla popolazione che è residente in quel territorio. Perché è su questo che viene ad essere misurato il numero dei nuovi casi. Quindi non è sulla scuola l'incidenza. Sai le conseguenze quante dei paesi coinvolti? Cioè l'Alta Padovana, quanti sono i comuni? Adesso qui non ce l'ho, però naturalmente ce li abbiamo. Però riguarda tutto quel distretto. Non è un comune sì o un comune no. Però riguardando le superiori, tipo che nell'Alta Padovano le superiori sono a Cittadella piuttosto che non in tutti i comuni, insomma sapete, insomma, ecco, no. Dove sono distribuiti? Basta trovare insomma l'elenco, chiederlo, adesso vediamo, insomma, adesso vediamo, sono composti, sì, i comuni dove anche ci sono le superiori in quei comuni, insomma. Sì, la seconda e le medie ci sono invece quasi su tutti i comuni, insomma. Perché magari, scusate, mi rendo conto che la questione è complicata e avete privilegiato un approccio mirato, no? Non omnicomprensivo. Però si può semplificare il messaggio per chi ci ascolta, nel senso che cosa bisogna aspettarsi in queste tre aree da qui a giovedì, insomma, ecco, quali il messaggio un po' alle famiglie, agli studenti, che cosa succederà? Che vanno in didattica a distanza a partire dalla seconda media. Compresa la seconda. Quindi per queste tre aree da giovedì didattica a distanza? Sì. E fino alla prima media è salvo. Sì. La prima media lasciamo.
voglio dare una messa, si fa riferimento al distretto. I distretti cosa sono? Quelli che hanno delle cittadelle. Come l'ex I distretti coincidono quasi tutti, poi alcuni hanno stati accorpati con la ex LUSL, quindi tipo il Asolo. Perfetto, esatto. L'unico caso di distretto che coincide con l'USL è quello del Veneto orientale. Dove però chiuderà tantissimo perché tutto sando una... Si chiude, ah, sì, così. Esatto. Sì, sì. Jesolo. Sì, sì. Comunque, allora voglio precisare ancora ulteriormente questo discorso. È un provvedimento conseguente alla presenza di una circolazione virale con un'incidenza molto molto alta, superiore a 250 su 100.000. Okay. Sì, ma la scorsa, quando noi abbiamo avuto il boom tra ottobre, novembre e poi dicembre, lì avevamo superato l'incidenza a di 300. A livello regionale, certo. Vero? Cioè sì, l'incidenza sì, regionale era ampiamente sopra sì, i 300. Sì, era molto più alta. E la scuola però era rimasta aperta? Sì, non era stato messo cioè, vi ricordo che questo parametro è stato messo nell'ultimo DPCM. Non c'era prima questo parametro, è entrato nell'ultimo DPCM. Il problema su Verona allora è un problema che riguarda solo l'ospedale, solo la... E quindi dopo ci spiega anche come cambia, cosa si ha intenzione di fare dal punto di vista ospedaliero, se scatta qualcosa. No, ma quello sull'ospedale l'ha detto il Presidente, ha detto che naturalmente tutti sono mobilitati affinché se ci dovesse essere un aumento dell'incidenza c'è la disponibilità. Se no, perché il collegamento del Presidente qualche giorno fa ci aveva parlato del veronese, del comedico, a cosa si riferiva in quel momento alle scuole? No, allora, lì c'era, allora, nel veronese c'è stato un aumento di quella che è stata l'occupazione ospedaliera, quindi siccome noi monitoriamo sempre anche l'occupazione ospedaliera e di conseguenza in base ai parametri che voi conoscete, i tachimetri, i grafici che voi conoscete, che sono quelli che vi ha fatto vedere il Presidente, lì monitoriamo l'occupazione area critica e area non critica. E so, è il discorso che vi diceva il Presidente prima. Quando il Presidente ha parlato anche di piano di sanità pubblica si riferiva appunto all'attivazione dei posti letto dove necessario, all'eventuale riduzione di alcune attività se necessario, che sono tutte al vaglio, all'attivazione, anche se non sono mai stati dismessi, dei Covid hospital che non sono mai stati chiusi, qualcuno sì in parte, però insomma al fatto che sono comunque pronti per entrare in uso e in utilizzo qualora ci fosse la necessità in maniera massiccia. Allora, in Comelico c'è un'incidenza. No, in Comelico c'è un'incidenza, abbiamo visto che c'è un'incidenza importante e che era già, c'era già stata, se vi ricordate, quindi c'erano state delle azioni in questo senso, che però se noi la vediamo in base a quel distretto che è il distretto di Belluno, perché lì ci sono due distretti, Belluno e Feltre, complessivamente chiaramente non raggiunge i 250, ma siamo un po' sotto, insomma, ecco, siamo sui 200 e passi, sì, siamo sotto i 250, ecco, quindi attualmente non ha ancora questi parametri. Nel Comelico si è verificato comunque un po' più di casi rispetto insomma alla popolazione, ai comuni piccolini, questo. Scusi, ma dottoressa, il conteggio quindi è sul distretto, cioè sul voi distretto. Fate 250 su 100.000, sul la popolazione del distretto, sì, se si supera i 250 è il distretto, quindi non la provincia, no, e non l'URSS. No. Si fanno anche le valutazioni sulla provincia e sull'azienda URSS. Le unità dimensionali che si vengono a calcolare sono la regione, le province, le URSS che poi corrispondono e i distretti che sono le ex. Cioè nel senso noi abbiamo i conteggi per tutti, ci è sembrato che il parametro più obiettivo, più diciamo che quindi più cautelativo se vogliamo, è quello in base ai distretti che ricordo sono 26. Potreste darci una foto di quello che adesso è l'incidenza regionale di quella dei vari distretti in modo tale che so per esempio per i distretti vicentini quanto sono e quelli veronesi? Ciò che cambiano ogni giorno. Vabbè, quello di oggi, tanto per farci per renderci conto. La seconda cosa che chiedo, per quanto riguarda sempre la questione ospedaliera, oggi abbiamo pubblicato noi nel giornale di Vicenza un report che ci avete diffuso voi ieri, per cui si vedeva che le terapie intensive vuote a Verona non ce ne sono, ma ce ne sono per esempio ancora c'è un margine in altre province. Si sta assottigliando ovviamente a Padova e a Treviso per esempio. Ecco,
Mi chiedevo, da livello ospedaliero allora, scatta il famoso piano regionale a 5 livelli per Verona e... Semaforo. Il famoso piano sanitario a 5 livelli. Sta già scattando, per esempio, per le terapie intensive e quindi si passa di livello da verde a giallo... ospedaliero parlo. Non ce l'ho sotto mano, bisogna verificarlo, ma siamo, penso che siamo ancora in parametri molto buoni, tutto sommato, non mi sembra che siamo in parametri ancora preoccupanti da scattare nei piani, insomma, negli step superiori, però non ce l'ho adesso sotto mano. Così posso? Io volevo chiedere, ma allora praticamente il Veneto orientale, cioè tranne parlando di comune, visto che la provincia no, perché Venezia arriva fino a San Donato, cioè. Ma allora solo il comune di Venezia per adesso è sotto quella soglia? No, ma è l'azienda UOS 3. Ma il problema è questo, lei ha detto stiamo a valutare in questi giorni. Esempio, vi faccio l'esempio del veneziano. Noi al veneziano abbiamo il distretto del Medio Veneto orientale che coincide con l'USL, ok? Sì. E qui ci siamo. Poi abbiamo il distretto veneziano, metteremo una procedura per cui nelle 48 ore successive informiamo, quindi i SISP informano la popolazione, i sindaci, gli uffici scolastici e quant'altro rispetto alle chiusure che devono essere fatte. E l'avvio della didattica, diciamo, a distanza. Le scuole superiori gravitano più su Venezia, Mestre, Milano, eccetera, che dall'altra parte. Meglio, meglio. Il parametro e l'incidenza sulla popolazione. Però ce ne sono di più da questa parte. Meglio che così. Meglio. Ne chiudiamo meno. Allora, per questo vi chiedevo, grazie. Vabbè, grazie. Posso fare una domanda? Grazie, scusate. Secondo me, se ci deste il dettaglio dei distretti, allora, e anche con, scusate, con i comuni che fanno parte di quel singolo distretto, forse magari aumenterebbe anche la sensibilità delle persone di evitare di andare via senza mascherina. Allora, che si capisce che è una cosa molto territoriale. Vediamo l'elenco dei distretti e la popolazione, se volete, che gravita su ogni singolo distretto. Bisogna poi anche collocare i vari comuni all'interno dei distretti. Oggi non abbiamo solo il distretto unico. Sì, sì, con l'incidenza. Secondo me è sufficiente il distretto con l'incidenza, perché anche quello che c'è la pinchista in un distretto, sa che quello è sul distretto, ma non è un po', dico per semplificare, non so, se mi pare... C'è una stima degli studenti coinvolti da questa chiusura? No, no, non l'ho fatto. Ecco, come mai la prima media viene esclusa a differenza della seconda e della terza? Beh, perché questo è stato sempre il criterio adottato nazionale, cioè, tra un criterio, insomma, di sia per la questione, sia sicuramente per una questione, insomma, di conciliazione familiare, dei tempi, lavoro, eccetera, ma anche perché riteniamo, insomma, che fare didattica a distanza, sicuramente quelli di terza media sono un po' più anche, insomma, seguire le lezioni rispetto a quelli di prima media che sono appena entrati a scuola nelle scuole, insomma, del secondo ciclo. Certo. Grazie. Bene, se non c'è altro chiudiamo qui, grazie. Comando fino alle elementari, anche se ci sono popolari, le varianti sono passate. Eccoci quindi, rientriamo in diretta, ci sono novità importanti, lo vedete anche dal titolo, si è arrivati alla chiusura, partirà giovedì e solo in alcune zone del Veneto per alcune scuole, dalla seconda media quindi si chiuderà nell'alta padovana, nel territorio asolano dell'ex distretto sanitario dell'ex ULS, meglio ancora, di Asolo e poi appunto nel Veneto orientale. Questa quindi è la situazione di fronte a una curva del contagio che preme soprattutto in alcune zone, lo aveva detto in apertura della conferenza stampa lo stesso Zaia, quindi Trevigiano, Alta Padovana, Verona, anche la provincia di Venezia. Quindi questa è l'estrema
Marazio. I dati di giornata possiamo vederli dalla prima tabella diffusa da Regione del Veneto con azienda zero. Siamo a 334 nuovi casi di positività al virus registrati dalle 17 di ieri alle 8 di questa mattina. Zaia è ritornato poi sulla questione dei vaccini. C'è un'accelerazione sulla campagna vaccinale. È tornato sul patentino poi vaccinale e su altre questioni ovviamente molto molto calde, ma metteremo in fila tutti questi argomenti nelle nostre edizioni serali dei telegiornali. Abbiamo ancora tanti ospiti, tanto da raccontarvi. Vedo già collegato tra l'altro Alessandro Berton, presidente di Union Mare, quindi faremo con lui anche il punto della situazione sulle spiagge del litorale, ma prima abbiamo il meteo e un po' di pubblicità. A dopo. Dolomites, serramenti in PVC di alta qualità fatti per durare nel tempo, a Longarone, Poincico di Zoppola e Sandona di Piave. Ben ritrovati ad un nuovo aggiornamento meteo. Inizio di settimana con tempo ancora buono sul nostro territorio, sarà un lunedì 8 marzo all'insegna della stabilità. Diamo uno sguardo più approfondito alla situazione. Sul Veneto al mattino saranno possibili locali foschi o nebbie sulle pianure, ma saranno in rapido dissolvimento. Prevarrà il sole ovunque, il cielo si presenterà sereno o al massimo con poche nubi a carattere sparso, ma insomma poco o nulla da segnalare. Temperature minime tra 1 e 6 gradi, valori massimi invece sui 9-13 gradi all'incirca. Stessa situazione poi se ci spostiamo anche sul Friuli Venezia Giulia, bel tempo soleggiato con ampi spazi di sereno o con cielo al massimo velato. Temperature minime tra 1 e 2 gradi, massime invece fino ai 10-11 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove avremo tanto sole su tutti i settori, cielo sgombro da nubi ovunque senza piogge associate. Temperature minime intorno ai 2 gradi, massime fino ai 16 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Dolomites, serramenti in PVC di alta qualità fatti per durare nel tempo, a Longarone, Poincico di Zoppola e Sandona di Piave. Di nuovo in diretta, tanti i temi anche oggi, li avete sentiti in conferenza stampa, c'è questa novità assoluta anche se diciamo non è, era nell'aria per certi versi, quindi questa chiusura delle scuole da giovedì, che interesserà le scuole dalla seconda media soltanto in alcune aree del Veneto, quindi Alta Padovana, Veneto Orientale e territorio asolano. Stiamo seguendo l'evoluzione di questa notizia per capirne i dettagli. Del resto la curva del contagio continua a salire soprattutto in determinate aree del Veneto, come ha chiarito fin dall'inizio della conferenza stampa il governatore Luca Zaia. Ma siamo collegati con Alessandro Berton, che è presidente di Union Mare, il più grande sindacato degli stabilimenti balneari del Veneto. Buongiorno Berton. Buongiorno a lei e a tutti i vostri telespettatori. Ecco, Berton, le chiedo subito una battuta su quello che è emerso oggi in conferenza stampa, perché è tra l'altro uno dei territori più colpiti è quello del Veneto orientale, dove ci sono le principali spiagge del Veneto, Bibione, Eraclea, Jesolo. Come la mettiamo? Ma c'è indubbiamente grande attenzione e grande preoccupazione, anche perché
tutti quanti noi ci auguriamo che presto possa partire una qualche forma di stagione turistica, e quindi insomma ci auguriamo che il senso di responsabilità dimostrato ad esempio nell'ultimo weekend, quando le località da lei citate per fortuna non sono state frequentate e prese d'assalto come magari era avvenuto in maniera scellerata nelle settimane precedenti, ecco appunto ci auguriamo che questo senso di responsabilità possa essere l'inizio di un nuovo atteggiamento e che nelle prossime settimane la campagna di vaccinazione possa procedere magari in maniera un pochino più spedita e si possa lavorare tutti assieme per superare questo momento il prima possibile. Tra l'altro, sempre Zaia, quindi rimaniamo sull'attualità, ha detto il mio sogno, la nostra speranza, il nostro obiettivo è quello di vaccinare tutti i veneti entro l'estate del 2021. Ci sono poi delle località turistiche che stanno premendo ovviamente sull'acceleratore, penso anche al sindaco di Jesolo Zoggia. Sarebbe importante dare questo segnale anche all'estero di un Veneto Covid free, di spiagge Covid free. Sì, è un tema molto dibattuto e assolutamente condiviso anche da tutto il sistema degli operatori. Già l'anno scorso, quando ci siamo trovati ad affrontare la grande emergenza che purtroppo si è abbattuta su tutti noi, lo sforzo fatto dal sistema turistico degli operatori del Veneto è stato proprio quello di innalzare il livello di sicurezza delle spiagge e di riorganizzare un nuovo concept delle stesse proprio per consentire la fruibilità delle nostre spiagge al più alto livello di sicurezza possibile. È evidente che il tema centrale per la stagione 2021 sarà quello dei vaccini e quindi noi confidiamo che possa essere fatta la campagna di vaccinazione anche nei confronti degli operatori, proprio per utilizzare anche questo come strumento comunicativo nei confronti dei mercati di prossimità, dei mercati stranieri, insomma dei tanti milioni di turisti che ogni anno continuano a premiare il turismo del Veneto, in particolare le spiagge. Lo hanno fatto anche l'anno scorso, siamo sicuri lo faranno anche quest'anno. Dobbiamo cercare di correre un po' di più per farci trovare pronti il prima possibile. Anche perché, come dice il titolo che abbiamo scelto, spiagge, l'obiettivo estate 2021, quindi si va avanti e si va avanti anche con i lavori di ripascimento. In queste settimane ci sono diversi cantieri da Bibione a Eraclea, abbiamo anche delle immagini proprio dei giorni scorsi, quindi tutto sommato c'è fiducia e anche la zona arancione, questo va detto, non blocca i cantieri in corso. No, non blocca i cantieri in corso, ha fatto bene a ricordare come i balneari del Veneto sono già al lavoro da settimane proprio per poter preparare le spiagge e per farsi trovare pronti a far partire quando sarà possibile, quando ci verrà data luce verde la grande macchina del turismo della costa veneta. Siamo riusciti a fare questo l'anno scorso quando tutti quanti noi eravamo sicuramente impreparati alla situazione che si è manifestata, a maggior ragione quest'anno abbiamo maggiore esperienza, l'esperienza maturata nella scorsa estate. Stiamo continuando ad implementare l'organizzazione delle nostre spiagge per aumentare le distanze, per aumentare i sistemi di prenotazione informatica, per mettere quindi in campo tutti quegli escamotage che altro non faranno che elevare ulteriormente il livello di sicurezza delle spiagge della costa veneta e quindi permettere ai residenti della nostra regione e agli ospiti e ai turisti che ci vorranno venire a trovare di frequentare le nostre spiagge al più alto livello di sicurezza possibile. Le immagini che vediamo adesso sono relative a Bibione, l'inconfondibile proprio spiaggia di Bibione, sempre molto ampia, poi vedremo anche Eraclea Mare. Senta Berton, come stanno procedendo le prenotazioni? Ce ne sono? C'è fiducia da questo punto di vista? Possiamo già dire qualcosa in merito? Sì, c'è fiducia da parte degli operatori che
come sempre stanno facendo la loro parte per farsi trovare pronti, perché non dobbiamo mai dimenticare che far partire la grande industria della Costa Veneta significa soprattutto mettere in condizione la grande macchina occupazionale del turismo del Veneto di partire. Dobbiamo ricordare che sulla costa sono oltre 60.000 gli addetti impiegati in questo comparto, senza considerare l'indotto. E quindi le prenotazioni stanno arrivando, c'è molta voglia di ripartenza, c'è molta voglia di normalità, e stiamo lavorando proprio per far sì che quando le condizioni lo consentiranno, e anche sfruttando, diciamo, l'innalzamento delle temperature che abbiamo visto già anche l'anno scorso ha ridotto in maniera importante dal mese di aprile in poi l'incidenza del virus, si possa veramente aprire le nostre spiagge e essere messi in grado di accogliere tutti quelli che vorranno venire a trascorrere una giornata al mare sulla costa veneta. E che segnali ci sono, Berton, da parte degli alberghi, dei camping soprattutto? L'anno scorso una delle grandi incognite era l'apertura dei camping, che garantiscono tantissime presenze. Ricordiamo Cavallino Tre Porti, ricordiamo i camping che ci sono tra Eraclea Mare e Caorle. Ecco, che sensazioni hai in merito? Ma allora, il sistema turistico balneare del Veneto è molto complesso, perché, come diceva giustamente lei, è caratterizzato non solo dalle spiagge e agli stabilimenti balneari, ma anche dal ricettivo alberghiero, ovviamente dagli appartamenti e dai villaggi turistici e dai campeggi. L'anno scorso è stato prodotto un grandissimo sforzo per aprire le strutture, gettando veramente il cuore oltre all'ostacolo, in un momento in cui sono state anteposte alle logiche aziendali e quelle logiche di continuità aziendale e occupazionale di cui parlavo prima. Io credo che quest'anno siamo fiduciosi, perché abbiamo fatto tesoro degli sforzi e dell'esperienza fatta l'anno scorso, e quindi credo che veramente saremo in grado di aprire le nostre spiagge prima rispetto a quanto è stato fatto nel 2020, augurandosi anche che il proficuo confronto e la proficua collaborazione che già abbiamo avuto nelle settimane dell'emergenza di marzo-aprile l'anno scorso possa essere ripreso e riavviato, e non ho dubbi che sarà così, in maniera tale che si possano definire assieme dei protocolli condivisi, perché vogliamo tutti quanti la stessa cosa: poter aprire la spiaggia, poter aprire le nostre aziende, poter assumere i nostri collaboratori e soprattutto poter offrire a tutti gli ospiti del Veneto e che provengono da fuori regione la possibilità di venire sulle nostre spiagge. E lo riaffermerete domani, perché so che c'è un'assemblea generale di Unione sì, Mare. Noi stiamo già lavorando, in realtà non ci siamo mai fermati, perché quel grande lavoro di riorganizzazione e di ridefinizione di un nuovo concept delle spiagge è comunque continuato anche al termine della scorsa stagione. Come dicevo prima, stiamo continuamente implementando e quindi facendo degli upgrade ai sistemi di prenotazione, alla ridistribuzione degli spazi, proprio per tradurre in un innalzamento del livello di qualità dei servizi da offrire ai nostri ospiti. Domani abbiamo un importante appuntamento con tutte le delegazioni di Unione Mare lungo la costa veneta, Unione Mare che continua a crescere perché abbiamo accolto dei nuovi soggetti, dei nuovi soci, delle nuove realtà economiche che, apprezzando il lavoro fatto assieme ai colleghi, hanno manifestato la loro volontà di entrare a far parte di questa grande famiglia che è la famiglia degli operatori della costa veneta, e quindi noi continueremo a lavorare con grande tenacia e con grande ottimismo. Berton, grazie mille e soprattutto buon lavoro, perché lo diciamo sempre, lo dicevamo l'anno scorso, se riparte il litorale veneto riparte l'economia del Veneto. Grazie quindi ad Alessandro Berton, presidente di Union Mare. Grazie a voi, buona giornata. Arrivederci. Vi ricordo poi il fatto di cronaca del giorno. Abbiamo aperto questa diretta collegandoci con Quinto di Treviso, con la collega Daniela Sizia, per una lite furibonda in un'azienda agricola di Quinto, per l'appunto, dove un operaio di nazionalità kosovara si trova ricoverato in condizioni gravi
all'ospedale di Treviso a causa delle ustioni provocate dal gesto di un suo collega connazionale che nel corso di una lite furibonda gli ha gettato addosso del liquido infiammabile per poi appiccare il fuoco. L'autore del gesto è stato ovviamente bloccato dai carabinieri, ora si trova in stato di fermo con l'accusa di tentato omicidio. Adesso per noi c'è ancora un break pubblicitario. A dopo. Di nuovo in diretta, ben trovati davvero di nuovo. Giornata importante quella di oggi, da tanti punti di vista, il primo giorno in area arancione, le novità che arrivano dalla regione sul fronte delle scuole e della curva del contagio, i fatti di cronaca che vi abbiamo raccontato, questa lite furibonda a Quinto di Treviso con un uomo in fin di vita. Ma oggi è una giornata importante perché è la giornata internazionale della donna, la festa della donna, che è un po' anche il leitmotiv di questa diretta odierna. Non potrebbe essere altrimenti. Il rischio in questi casi è sempre quello di essere un po' retorici, ma non possiamo esserlo, anche perché i dati ci raccontano una realtà che non è ancora di uguaglianza sostanziale. Lo abbiamo visto anche con il segretario della CISL di Belluno Treviso. Rimangono anche delle importanti disparità salariali sul posto di lavoro tra uomini e donne. Per fare il punto di tutti questi temi siamo collegati via Skype con la dottoressa Fortunata Pizzoferro, che è vicepresidente dell'Ordine delle Psicologhe e Psicologi del Veneto. Buongiorno dottoressa. Buongiorno Cristian. Grazie dell'invito. Grazie a lei, perché dobbiamo mettere in fila argomenti importanti e delicati, e so che lei ci può aiutare in questo. Comincio subito ricordando la storia che abbiamo dato in apertura di questa donna, Die Tal, detta Mamma Africa, molto conosciuta in Veneto, soprattutto a Conegliano, dove operava nel volontariato. Operava perché purtroppo è morta ieri all'età di 50 anni per Covid, al Covid Hospital di Vittorio Veneto. Lascia sei figli. E lascia anche una comunità attonita. Qui la vediamo nel corso della nostra diretta straordinaria di Natale, mentre augurava Buon Natale a tutte le donne, a tutti i trevigiani, a tutti i veneti che lei assisteva quotidianamente. Una figura di spicco che portava avanti poi battaglie molto concrete per i diritti delle donne. Sicuramente una grave perdita, una grande donna. Che assomma in sé diverse caratteristiche di questa giornata. Dottoressa, è ancora così difficile parlare di uguaglianza sostanziale per le donne? Sì, mi permetta Cristian di fare anche un inciso, perché lei prima nell'introduzione l'ha giustamente chiamata Festa della donna, ed è così che è stata chiamata negli anni. Dovevamo chiamare la giornata della celebrazione della donna, nella quale non dovevamo soffermarci solo a festeggiare. Direi che per tanti anni abbiamo fatto un po' come la formica che balla e canta senza occuparsi dei problemi, e in quest'anno particolarmente difficile invece i problemi che abbiamo sottaciuto, quelli che abbiamo visto sul divario salariale fra uomini e donne, stanno tra i tanti problemi drammaticamente emergendo, e quindi in quest'anno forse possiamo diversamente vivere questa giornata di celebrazione, che non è una giornata di festeggiamento, ma è una giornata in cui dobbiamo lavorare di più e come tutti gli altri giorni dell'anno per poter trasformare questa società che vede ancora uomini e donne marciare su velocità diverse.
e la pandemia ha acuito queste differenze. Lo vediamo anche dai dati, la maggior parte delle persone che a causa della pandemia hanno perso il lavoro sono donne. Sì, la pandemia ha acuito questo problema, perché la pandemia anche con la crisi economica e con le scuole chiuse, tra l'altro mentre ero in attesa ho purtroppo sentito in diretta di questa notizia di ulteriore chiusura che va a gravare anche sulle donne lavoratrici. La pandemia ha portato un po' un prolungamento di quel fenomeno che si verifica normalmente con l'arrivo di un bambino in famiglia. Spesso le donne restano a casa, lasciano il lavoro e a volte con fatica ritornano a cercare qualcos'altro, spesso demansionate, ma possono riprendere la vita lavorativa quando il bambino inizia ad andare a scuola. Ora, con le scuole chiuse, tra i fattori che hanno contribuito a questa perdita di lavoro da parte delle donne è anche il fatto che le donne purtroppo ritornano a doversi occupare di più dei figli e devono stare a casa in questa situazione in cui diversamente non si può fare, altrimenti bisognerebbe chiedere ai nonni, ma non sempre si può. Quindi è una situazione oggettivamente difficile. Questo significa, dottoressa, che di fatto le incombenze familiari gravano ancora sulle spalle delle donne, anche delle più giovani, delle nuove generazioni. Poco forse è cambiato, troppo poco. Diciamo che un po' è cambiato sicuramente, il trend culturale è in cambiamento, ma non è cambiato abbastanza. Io vedo, occupandomi di una comunità che è comunque fatta nella stragrande maggioranza di donne, perché l'ordine delle psicologhe e degli psicologi del Veneto è fatta di 10.000 iscritti, nell'85% di donne, quindi noi ci siamo posti già da tempo il problema del divario, il divario salariale. Anche nella nostra professione, nella nostra categoria, comunque le donne guadagnano meno degli uomini. Questo fattore si spiega comunque con il fenomeno che le donne si occupano maggiormente del carico familiare rispetto agli uomini, anche in fette di società mediamente più evolute, anche per un livello culturale diverso. Quindi è sicuramente un fenomeno che a livello della società italiana sta cambiando, ma non è cambiato nella maggior parte. Non c'è stato un cambio radicale, se c'è stato probabilmente lo è stato soprattutto a parole più che nei fatti. Ecco, questo è il dato che poi avete diffuso anche voi come ordine, dottoressa. Di 101.000 posti di lavoro persi a causa della pandemia, 99.000 erano occupati da donne. Basta questo dato per dare un quadro. Mi dicono però che c'è ancora qualche istante di pubblicità. Dottoressa, le chiedo di rimanere con noi, poi entriamo nel vivo della questione, perché allarme psicologico ed emergenza economica sono assolutamente collegati. A fra poco. Ritorniamo in diretta con la nostra ospite Fortunata Pizzoferro, vicepresidente dell'Ordine delle Psicologhe e Psicologi del Veneto, per mettere sul tavolo un po' di questioni, entrare anche nel vivo di argomenti delicati. Le chiedo, dottoressa, in che modo, prima ne abbiamo accennato, ma in che modo la dipendenza economica si lega alla violenza in famiglia? Beh, la dipendenza economica è uno dei fattori che possono predisporre e anche mantenere la violenza in famiglia. Intanto non dobbiamo pensare alla violenza solo a quel fenomeno facilmente visibile delle percosse, degli schiaffi, ma la violenza è un fenomeno molto più ampio, molto più subdolo, che va anche dal linguaggio, degradare la persona, mantenere il controllo sulla persona. Quindi nel momento in cui una donna non ha un'indipendenza economica, è sotto il controllo di qualcun altro, e finché le cose in famiglia vanno bene, mi viene da dire, finché il rapporto funziona si può essere due cuori e una capanna, ma quando il rapporto si incrina, da sole nella capanna fa piuttosto freddo. Quindi non avere l'indipendenza
economico poi non permette alla donna di poter sopravvivere a delle situazioni di violenza che possono essere sia fisica ma anche psicologica, morale e anche semplicemente verbale. Si è più vulnerabili al ricatto fondamentalmente. Sì, esattamente, si è più vulnerabili e non c'è la possibilità di poter uscire da questa situazione, anche perché molto spesso la dipendenza economica si trasforma in controllo sociale, quindi le donne che non hanno un reddito, non hanno un lavoro, spesso si isolano dalla società perché hanno meno possibilità di uscire per poter andare dalla parrucchiera, per poter andare in palestra, per poter mangiare una pizza con gli amici, comunque devono chiedere al compagno i soldi per poterlo fare, quindi perdono anche questa rete sociale che potrebbe essere d'aiuto nel momento in cui è necessario chiedere aiuto, perché ricordiamoci che uscire dalla violenza da sole, solo con le proprie forze, è praticamente impossibile. Per questo noi cerchiamo anche come ordine di veicolare sempre il messaggio che è importante la rete. Noi facciamo rete a livello di istituzione, ma è importante che ogni persona faccia rete intorno a sé. Mi viene in mente la parola, sentendola, ascoltandola anzi, dottoressa, autostima, perché di fatto se c'è dipendenza economica c'è appunto ricatto, c'è il rischio di entrare in una spirale negativa. Certo, come dicevo prima, la violenza è anche il denigrare la persona, farla sentire non capace, e una persona che non si sente capace e si sente impotente ovviamente non penserà di avere né le forze neanche il diritto di poter uscire da una situazione, penserà magari di meritarsela, e quindi viene rinforzato il meccanismo per cui non si chiede aiuto. Diventa importante anche un'altra parola, no? Che è quella di emancipazione. È ancora importante parlare di emancipazione, soprattutto alle giovani generazioni? Sì, direi anche che la parola emancipazione deve essere trasformata, non deve avere questa connotazione battagliera. L'emancipazione femminile è un diritto che non deve passare per delle battaglie, ma deve passare per una presa d'atto che le donne hanno il diritto di avere una voce, di avere un ruolo nella società, e non sono naturalmente predisposte alla cura di qualcun altro, ma possono creare i sogni che da bambine hanno e che vogliono coltivare. Prima Cristian mi ha colpito che ha detto la società è cambiata solo a parole. Mi viene da dire che molto spesso la società fondamentalmente non è cambiata neanche a parole, e questo lo dimostra anche quanto spesso sulle parole ci siano dei dibattiti anche molto corposi. Quindi se non è cambiata ancora a parole, figuriamoci nelle azioni, perciò il percorso da fare è abbastanza lungo. E dopo su questo aspetto delle parole, che sono sostanza, molto spesso ci ritorniamo, dottoressa. Prima però volevo portarla a Santa Giustina in Colle, in provincia di Padova, per una singolare iniziativa del comune, che ha raccolto in un video le foto delle donne importanti per i suoi cittadini. Vediamo quindi questo contributo da Padova. Donne dei volti notissimi, donne dei volti cari a chi la foto l'ha inviata, donne giovani, donne che lo sono meno e portano sul viso il bagaglio della loro esperienza. È il frutto dell'invito rivolto dal comune di Santa Giustina in Colle a tutti i suoi cittadini di spedire la foto di una donna significativa per l'esistenza di ciascuno. Il video è intitolato Alla festa di tutte le donne unite, un inno alle donne, alla loro capacità di cura per l'altro, al loro coraggio e alla loro determinazione. Il manifesto del progetto, nato per rendere omaggio all'8 marzo, propone un'immagine nota, quella di una donna, un'operatrice sanitaria, che abbraccia e sorregge la nostra Italia. Un'immagine speciale, realizzata con tutte le foto inviate dai cittadini. Un segno di attenzione nei confronti di ogni donna che lotta ogni giorno per migliorare il nostro comune e il mondo. Il commento del sindaco di Santa Giustina in Colle, Moreno Giacomazzi. Che il coraggio è contagioso e che la speranza può sempre prendere vita.
Il coraggio è contagioso, dottoressa, e ci vuole coraggio anche per farsi aiutare. Questo è fondamentale dirlo. Bisogna innanzitutto sapere di avere il diritto di chiedere aiuto. Io apprezzo molto tutte le iniziative dei comuni che portano a parlare delle donne. Noto però che anche nelle iniziative più lodevoli c'è sempre una connotazione della donna che fa per qualcun altro. Anche l'immagine che ho visto dell'infermiera che abbraccia l'Italia. Ecco, continuare a insistere sempre nella figura della donna come colei che si occupa di qualcun altro, comunque sottende il messaggio che la donna non ha il diritto di occuparsi prima di tutto di se stessa. E questo è anche purtroppo uno dei messaggi che è alla base della difficoltà nel chiedere aiuto, perché molto spesso viene ritenuto dalle donne naturale il fare un passo indietro e sacrificarsi per qualcun altro. Sempre in nome di qualcosa o di qualcuno, fondamentalmente. Sì, l'altro viene prima, quindi è giusto occuparsi dell'altro, ma è giusto anche occuparsi di se stesso. Ricordiamoci sempre che fin dal primo comandamento, no? Ama il prossimo tuo come te stesso, intende dire non di più, ma quanto ami te stesso. E purtroppo per le donne è sempre difficile ricordare la seconda parte. Come te stessa, quindi occupiamoci di noi e poi potremo occuparci anche degli altri. Questo presuppone anche il sapersi accettare. Fondamentale, il sapersi accettare è normalmente una parte dell'autostima che molte donne non riescono a coltivare. Le donne pensano sempre di dover dare di più dal punto di vista fisico, intellettuale, di cura dell'altro, quindi le donne chiedono sempre molto a se stesse e si sentono sempre inadeguate. Questo è anche alla base del difficile rapporto delle donne con il potere, del difficile rapporto delle donne con i soldi. È necessario avere un amore di sé, quindi una sufficiente autostima per pensare di avere voce in capitolo, di poter dire la propria, anche se non si è la prima in un determinato ambito, ma si ha comunque il diritto di parlare. Assolutamente. Dottoressa, le chiedo di pazientare ancora per qualche istante, poi ritorniamo e parliamo di parole, perché le parole hanno ovviamente un peso. A fra pochissimo. Vi parlavo di una pausa brevissima e così è stato. Dottoressa, dicevamo, le parole hanno un peso. Comincio con questo aneddoto, perché so che lei si è battuta per cambiare il nome dell'ordine, quindi lo abbiamo anche scritto, Ordine delle Psicologhe e Psicologi del Veneto. È stata una battaglia la sua. Come l'ha condotta? E con quali motivazioni? Beh, innanzitutto devo dire che è stata una battaglia perché ho avuto al mio fianco un consiglio dell'ordine che ha sostenuto. Ho un presidente dell'ordine delle psicologhe e degli psicologi che comunque ritiene la questione della parità dei generi fondamentale. È stato, devo dire, una cosa, mi ha stupito il fatto che questo cambiamento sulle parole ha creato un forte dibattito di persone che ritenevano non ci fosse motivo, non ci fosse il problema, quelle parole non sono importanti. Invece le parole, noi psicologi sappiamo che danno forma al pensiero, quindi il motivo per cui innanzitutto abbiamo cambiato questo nome è perché uno dei primi impegni che ci siamo presi nel momento in cui abbiamo preso in mano la direzione di quest'ordine è che all'interno del protocollo sulla violenza di genere istituito dalla rete territoriale del Veneziano ci siamo impegnati come istituzione a fare una particolare attenzione nell'utilizzo del linguaggio, quindi non è stato solo un cambio nel nome, ma è stato anche un cambio nelle comunicazioni. Diciamo, noi facciamo la nostra parte attraverso l'uso delle parole che sappiamo modifica il pensiero. Un po' alla volta la parola rende noto che all'interno di questo ordine, per esempio, è
rappresenta quantitativamente una maggioranza di iscritte donne e dei loro problemi noi dobbiamo farci carico. Appunto, tra i tanti problemi c'è anche la differenza nella retribuzione. E, ecco, la porto su questo terreno tra gossip e non solo, nel senso che la scorsa settimana si è parlato parecchio della battuta a Sanremo di Beatrice Venezzi, la musicista, che ha detto: non chiamatemi direttrice ma direttore. Qui si è aperto un dibattito. Lei che cosa ne pensa? Innanzitutto io che sono sempre solidale, devo dire, con le donne, mi dispiace che intorno a questo caso ovviamente si sia montata una grandissima polemica, e dal punto di vista della professionista io penso che sia nel suo campo una donna talentuosa e una professionista affermata. Ha fatto un'affermazione in un campo che non è il suo, quello del linguaggio, quindi nel linguaggio della musica è sicuramente una persona competente, è semplicemente una donna che sotto i riflettori ha detto qualcosa di comunque sbagliato. Non è sbagliato il fatto che lei si voglia definire direttore, così come non è sbagliato per me se una donna vuole vestirsi da uomo. Io sono per la scelta personale. Probabilmente è sbagliata l'affermazione in cui dice direttore d'orchestra è il nome della professione. In realtà la professione sappiamo che si può declinare al maschile o al femminile. Però penso anche che se a me facessero una domanda sulla musica potrei dire comunque delle cose sbagliate. Quindi il mio commento non è diretto alla persona, che nel suo campo è sicura, ha la mia stima, ha comunque fatto un'affermazione in un altro campo, un'affermazione che ci parla molto un po' del background sociale nel quale siamo immersi. Quindi io ricordo molti anni fa, per esempio, aveva fatto scalpore la semplice richiesta della senatrice Boldrin di essere chiamata la presidente invece che il presidente. Ecco, per esempio, da questo punto di vista credo che sull'articolo abbiamo già fatto dei passi avanti. Ci sono molte parole invece sulle quali c'è ancora una forte resistenza, e per esempio anche su questo appunto l'ordine è particolarmente impegnato, e infatti mercoledì faremo anche noi un evento sulla nostra pagina Facebook che avrà come tema il linguaggio. Le chiedo un'ultimissima battuta, dottoressa. Quando è, ed è un po' una provocazione, che questo nostro dibattito, questo confronto che abbiamo avuto in quest'ultimo quarto d'ora diventerà inutile? Perché diciamo che qualora, quando l'uguaglianza sarà in qualche modo raggiunta, non ci sarà più bisogno di un confronto di questo tipo, non ci sarà più il bisogno di confrontarsi sui termini, sulle parole, non ci saranno più le statistiche che vediamo sia sul fronte salariale che dei femminicidi. Lei che evoluzione prevede? Quando è che saremo veramente uguali nelle nostre diversità? Quando, in termini di tempo, quanto tempo ci vuole non lo saprei assolutamente dire, immagino ancora diversi anni. Forse il Covid ci ha aiutato nella sua tragicità a vedere una serie di problemi. Io spero in questa nuova società post-Covid li affronteremo con una marcia diversa rispetto a prima. Però non sarà più un problema quando appunto le donne saranno libere di autodeterminarsi senza sentire il peso della colpa e del sentirsi inadeguate se non hanno scelto di dedicarsi alla famiglia, se non hanno scelto di dedicarsi a qualcun altro, e se potranno sentirsi libere di percorrere una strada che hanno deciso in autonomia. Dottoressa, grazie davvero. Ci lasciamo con l'immagine di queste mimose che, come Antenna 3, abbiamo in qualche modo mostrato all'inizio di questa nostra diretta, dedicandole ovviamente a tutte le nostre telespettatrici. Insomma, diciamo che le sue parole danno significato anche a questo fiore. Grazie davvero, dottoressa.
Grazie quindi alla dottoressa Fortunata Pizzoferro, vicepresidente dell'Ordine delle Psicologhe e Psicologi del Veneto. Noi siamo veramente alle battute conclusive di questa diretta. Vi abbiamo raccontato questo primo lunedì in zona arancione. Si ritorna all'asporto per molte realtà, per i bar, per i ristoranti, per i locali pubblici. C'è lo spostamento, il divieto quindi di spostarsi tra comuni se non per le comprovate esigenze che ormai ben conosciamo. Ci sono questi nuovi provvedimenti della regione che riguardano le scuole dalla seconda media, questo da giovedì e soltanto in alcune zone del Veneto, quindi nel territorio asolano, in Veneto orientale e nell'alta padovana. Diciamo le zone più colpite da questa nuova ondata pandemica, perché di questo si tratta. Questa sera ovviamente entreremo nel dettaglio dei provvedimenti, perché ovviamente questa è una decisione che fa nuovamente discutere. Poi la cronaca, i fatti di Quinto di Treviso, quella lite furibonda tra colleghi di lavoro con un operaio che è rimasto gravemente ustionato e si trova in fin di vita. Questa quindi la situazione alle 14.38, rientriamo in diretta alle 18.30 con il telegiornale regionale, alle 19 Venezia, 19.30 Treviso Belluno. Saluto e ringrazio Renato Capoia e Andrea Basso dalla regia, saluto e ringrazio tutti voi per la cortesia. Attenzione, buon proseguimento di giornata.